Come avrete potuto iniziare a sperimentare, e questo ci fa capire. Ah, posso fare una domanda? Chi è che c'è il pacemaker che continua a vibrare? Non sentivate durante il lavoro? Sì, sì. Allora è roba qua, si vede. Vabbè. Sempre di più capiamo il discorso che già tempo addietro avevo iniziato a introdurre a proposito di tutta questa storia qua che noi ritroviamo e quindi capiamo ancora di più come schema nell'esoterismo. Comunque poi dopo purtroppo il gioco è sempre lo stesso, no? Gente che attinge a una conoscenza, una tradizione, non ne ha veramente una chiara idea e quindi comincia a strutturare tutta una serie di dogmi che poi ovviamente ci deviano, ci deformano. In che cosa sta la deformazione? Molto semplice. Una cosa che funziona in un certo modo, schematizzata per necessità di studio, ma poi assunta come verità, questa cosa che noi consideriamo una verità in realtà non è altro che un'illusione e quindi ci allontana da una concretezza che abbiamo bisogno di capire. Vengo e mi spiego meglio perché sennò non ci capiamo, ok? Mi riferisco a tutto quel tipo di informazioni relative a corpo eterico, barra vitale, corpo astrale, corpo mentale, corpo della volontà, causale, dell'anima, e un sacco di che poi si confondono anche perché sono piani diversi. Già tempo fa vi dissi, guardate che il corpo vitale non è una cuffia che sta intorno al corpo fisico, ma semmai è l'emanazione del fatto che il corpo nella sua struttura neurologica viene attraversato da corrente elettrica e l'effetto quindi di questa emanazione possiamo chiamarla, considerarla corpo vitale o corpo eterico. Facevo l'esempio classico della lampadina. Una lampadina attraversata da corrente elettrica fa luce. L'analogia e corrispondenza è quella. Il corpo vitale che noi vediamo in realtà di per sé non esiste, ma è l'emanazione di questo passaggio di corrente. Con la psicobiofisica noi ci spingiamo ancora più avanti. Allora, adesso la dico, però prima devo spiegarvi quest'altra cosa. Perché voi mi direte, ma chi se ne frega se è così o così? Cioè che io ho la cuffia intorno. E no, perché tu su tutto questo schema strutturi un linguaggio che ti allontana dalla realtà dei fatti. E fino a poco male, ma ti crea un'immagine veramente illusoria, mentre cercare di riportare, cioè ti riporta la tua misura, cioè qualcosa che tu tocchi. Capisci? Un conto è pensare a un corpo vitale come una cuffia eterea intorno a te che non hai tanto chiaro che cosa succede, che qualcuno di quando in quando, perché è in grado di variare il tempo di permanenza di un'impressione nella sua psiche, vede come un doppio eterico, via dicendo. Cazzo, c'è pieno di mitologia su sta roba, ragazzi. Qui c'è un tizio che si chiama Powell, scrive libri. Il corpo vitale, il corpo eterico, il corpo mentale, il corpo dell'anima, e quell'altri ci fanno i corsi. Cioè, il problema di tutta sta roba è che poi... E quindi tu, cioè, avere un'immagine più chiara e il più realistico possibile vicina a ciò che realmente sta accadendo fa la differenza.
Perché tu poi su questi concetti ci fai discorsi con te, con gli altri. E quindi, cioè, questo sistema che è fasullo porta dietro con sé tutta una serie di comportamenti, reazioni e azioni che è peggio, perché non sapendo io o assumendo un paradigma, un assunto diverso, opero convinto che quella è la realtà nella quale mi sto muovendo, e c'è qualche stronzata la fai. Riesco un po' a farmi capire, mi farò capire un po' di più approfondendo. Nella psicobiofisica, che ho iniziato a introdurvi l'altra volta, c'è un elemento estremamente sostanziale sul quale portare la nostra attenzione, che è questo, cioè tutto etere in movimento. Quindi già il corpo eterico, me lo spieghi dove cazzo è il corpo eterico se tutto è etere? Eccolo qua. Questo è il corpo eterico. Il corpo fisico è corpo eterico, perché non esiste la materia fisica come la intendiamo noi, ma esiste un etere che a causa o grazie o a seconda del tempo di permanenza di un'impressione nella tua psiche, che è quel 1/16 di secondo, nella tua psiche assume questa forma. Quando lavoravamo prima, che cosa vi ho detto? Percepitevi, immaginatevi come una nuvola di etere carica di elettricità. Ma anche lì noi abbiamo concetti, nuvola di etere, e tu ti immagini la nuvola là fuori. No, questa è una nuvola di etere, con una forma. Scusa, le nuvole non hanno la forma che vi mettete quando le guardate? Ovviamente quando non sono scie chimiche che si espandono, eh? Perché quelle non hanno un cazzo di forma. Però le nuvole, quelle vere, no? Che tu le guardi, sembra un cigno, quell'altro sembra una capra, le cose, uguale, questa nuvola di etere sembra un uomo, uno smart uomo, perché ricordiamoci che stiamo studiando lo smart uomo, cioè lo strumento, il veicolo di questa psiche. Allora, la capiamo ancora di più, cioè capiamo perché allora quella persona lì che ha la visione e vede le aure, che cosa vede la persona che vede l'aura? Non vede l'aura, per uno strano caso, perché non essendo arrivata a quella cosa, i più, poi dico c'è quello che invece sa come ci è arrivato, è la differenza tra un chiaroveggente e un veggente. Il chiaroveggente tutte le volte che vuole vede, vede a volontà. Il veggente deve aspettare che si creino le condizioni per avere la visione, capite? La stessa persona che vede, quindi quello che viene chiamato nelle tradizioni l'occhio unico, ma chi cazzo ve lo spiega a voi che cos'è l'occhio unico? Cioè, riuscite a capire, ma non, cioè, superate, io ve lo chiedo sempre questa cosa perché è l'elemento più importante di tutto. Voi superate l'idea di chi vi parla. Sono un megafono di cose. Ho un'attitudine probabilmente a riuscire a fare un certo tipo di sintesi e spiegarvi dei concetti che potete fruire. Il buon insegnante che trovate a scuola, quando voi dite ci sono nella scuola, quando vi finite di diplomare c'è l'insegnante che vi ricordate più volentieri e quello che vi ricordate di meno. Qual è quello che vi ricordate più volentieri? Quello che aveva quella capacità di sapersi relazionare con voi, che era capace veramente di trasferirvi i concetti senza grosse difficoltà, quello che veramente vi agevolava nell'apprendimento della sua materia. Se voi riuscite, ma non per questione, cioè io ve lo dico proprio sincero, se voi riuscite a guardare al sottoscritto in questo modo, io posso anche permettermi di fare certe affermazioni senza che voi andiate a inventarvi stronzate sul sottoscritto, mitizzandomi che non ha nessuna ragione di essere questa cosa qua. Adesso vi spiego così capite perché vi ho appena fatto questa premessa. Però
sinceramente, la forza è la forza delle idee, la forza è la forza della psicobiofisica. Io lo studio perché non ho finito di studiarla, la studio e ne traggo un cresco e mi interessa mettere a conoscenza altre persone di questo, perché poi, come ho già detto altre volte, osservo tutto un sottobosco di informazioni che circolano, di corsi, di robe. Noi dobbiamo capire, questo non è un corso, non sono conferenze, qua continua a scrivermi della gente, posso partecipare alla tua conferenza, ma guarda, io non faccio conferenze, questo è un collettivo autogestito, vi ricordate a scuola, no? Gli insegnanti non sono bravi. Che cosa facevamo a scuola? Quando gli insegnanti non erano capaci, facevamo i collettivi autogestiti. Questi incontri, per quello li chiamo incontri, sono collettivi. Oggi parliamo di psicobiofisica ed è un collettivo gestito di studio della materia scientifica. Perché? Perché attualmente i programmi scolastici fanno cagare. Non sono in grado, vengono fuori da un sistema, Matrix, capisci? Quando sono in macchina, stanno andando dall'oracolo e la tizia, quando Neo dice che strano, in quel posto lì ci ho mangiato degli spaghetti incredibili, che cosa significa questo? E lei gli risponde che Matrix non è in grado di dirti chi sei, e lui provocatoriamente ovviamente risponde perché l'oracolo sì, no, l'oracolo è un'altra cosa, adesso guardiamole. Matrix, proprio usiamo, poi dopo ritorno a parlarvi di psicobiofisica, usiamo la metafora che il film ci racconta. Matrix che cos'è? Controllo. Dal nostro punto di vista questo controllo si processa attraverso un sistema cognitivo. Che cosa dice Morfeo? Matrix è un sistema e quel sistema è nostro nemico. Chi è che sta parlando? Morfeo. Morfeo è, nella mitologia greca, qualcosa che ha a che fare con la natura più profonda della tua psiche, cioè della tua anima, che okay? Non ti piace psiche perché ti ricorda ancora lo psicologo. Lo psicologo dovrebbe essere colui che sa che cos'è sta roba. Avete un'idea? Lasciamoli lì, perché sennò un pieno, ecco, la cosa della settimana scorsa, è il pranoterapeuta, le cose che si incazza, e lo studente di fisica che si incazza. Ragazzi, cioè, non so portarlo. Einstein, Otto Deschini, qui è spiegato, dimostrato matematicamente che Einstein dice stronzate. Compratevelo, leggetevelo, è inutile, capite anche lì l'atteggiamento, lo studente di fisica che non vuole che gli tocchi Einstein, ma che cazzo, ma tu sei uno studente, non sei un professore che deve difendere la sua cattedra, che cazzo ti difendi Einstein, ma sei lì per studiare, devi aprire la tua mente, studia, metti a confronto, tant'è, guarda, è grandioso, perché il libro si intitola Einstein, Otto Deschini, punto di domanda, cioè non vuole neanche suggerirti una conclusione, ti dice, leggi, io ti comparo le due teorie, guardale qua e dimmi secondo te qual è, e siamo sempre allo stesso discorso, non me lo toccare, quindi io neanche voglio sentirti parlare, non voglio sentirti parlare, non voglio neanche leggere questo libro, perché se per sbaglio questo libro dimostra che le mie credenze, le mie convinzioni sono sbagliate, io che? Ma non lo capisci che io è quello che sta difendendo il sistema cognitivo? Sono talmente dipendente e assuefatti al sistema da battersi pur di difenderlo. Se non sei uno di noi, sei uno di loro. Se non sei stato scollegato, sei uno di loro. Ma scollegato che cazzo vuol dire? Qua c'è ancora gente che pensa veramente che basta spostarsi da un luogo a un altro per scollegarsi da qualcosa. Lo scollegamento è iniziare a guardare, innanzitutto iniziare a capire come funziona Matrix, perché è controllo. Non mi basta dire Matrix è controllo, andiamo a vedere quali sono gli scopi, su che cosa si fonda, quali sono i fondamenti e qual è il suo modello di sviluppo. Nel modello di sviluppo sapete cosa ci rientra?
tante cose, tutte le varie discipline, dalla scienza alla medicina all'istruzione, ma queste cose hanno un'unica parola: politica. Il modello di sviluppo si chiama politica, il modello di sviluppo di una società è la politica, è la sua politica. Coloro che fanno politica, per quello in questo paese, non fanno neanche politichese, fanno una politica che è funzionale agli scopi di Matrix e che ti dicono una palla. Non ti dicono qual è il vero scopo, che è fare di te uno schiavo. Perché qual è lo scopo di questo sistema? È fare di te uno schiavo. Ti dicono, no, abbiamo bisogno, avete visto, adesso hanno incassato un'altra volta la fiducia, il governo dei buffoni incassa la fiducia. Quello fino all'altro ieri, era la partita di poker. Avete mai giocato a poker col buio? E quando a un certo punto tu continui a fare il rilancio, gira l'ultima carta, check. E fai check. Sapete cos'è check? Vuol dire, vabbè, vediamo, giochiamocela un po' così, vediamo quale sono, gira la carta, cazzo, ho perso, va bene, ti do la fiducia. Sono dei fenomeni. Perché? Perché deve rimanere agganciato alla cosa. Poi tutte le analisi che vengono fatte sono perfette. Il Movimento 5 Stelle fa il lavoro che deve fare di un movimento di cambiamento di mentalità, di transizione verso una visione, quindi un sistema che ha uno scopo diverso, che non sia... Questo vuole te, ti vuole a te schiavo. Quello che noi cerchiamo di realizzare è una società dove l'uomo invece è al centro. Dove il centro? Nata voto stupe smaker. Chi è che gli sta vibrando il telefono? Vabbè, non importa, dai, si vede che stasera deve andare così, interferenza, niente. Questo è lo schiavo, questo è un uomo, diciamo, libero, ma libero dobbiamo capire cosa vuol dire, non è il popolo della libertà libero. Libero vuol dire che iniziamo a guardare, a liberare questa cosa e vedere come si esprime, qual è la sua natura, di che cosa stiamo parlando. Qua non c'è nessuno che te lo spiega. Non c'è filosofia, perché la filosofia, capite, qui ce li trovi tutti, istruzione, medicina, scienza, la filosofia è parte in te. Come fa questa filosofia, il cui scopo è questo, a dirti a te chi sei? O meglio, la domanda migliore, cosa sei? Che cos'è un essere umano? Che cos'è l'anima? Non c'è la risposta, è il piano studi che cos'è l'anima. È la vita stessa che ha la funzione di aiutarci ad accrescere in consapevolezza fino a quando iniziamo a capire che cos'è, che cosa siamo. Non è tutto stabilito, descritto qua, ti mettono solo confini. Qua invece sono visioni, modi, metodi per arrivare a iniziare a conoscersi. È diverso. È un approccio diverso. Vi ricordate l'anno scorso quando vi ho fatto vedere gli occhiali, la differenza? Quello è stato clamoroso. Un occhiale serve per correggere, si chiama strumento correttivo, e l'altro per educare, esercitare l'occhio, quando vi feci vedere gli occhiali stenopeici, quelli coi buchi. Uno definisce un recinto, quindi un movimento del muscolo dell'occhio, e l'altro gli lascia la libertà di funzionare fino a quando ne fai esperienza e conosci. Sono due approcci completamente diversi. Per cui è evidente che, certo, loro ti dicono per il bene del paese, non ti raccontano continuamente questa cosa. L'Italia è al coso, quello e quell'altro, noi vogliamo operare per il bene del paese. Questa è una palla. È una balla, non vogliono operare per il bene. Ma ragazzi, ma come fa Letta ad andare in televisione? Ma questo è scandaloso. Andare in televisione, a che tempo che fai, dire che tutte le stronzate che ha detto sul Porcellum è quello, ma ci voleva un cazzo. Grillo arriva col foglio del voto informatico dove c'è scritto che questo vota al contrario. Ma buttati! Ma come si fa? Cioè, come si fa? Lo so come si fa, perché ho capito gli scopi, ho capito come funziona il sistema, ho capito dove vogliono andare a parare.
Che loro ne siano consci o meno, no, non ne sono certo che siano consci, che, cioè, capisci? Il problema è proprio quello, cioè questi in buona fede ti vengono a raccontare a te che stanno facendo quello che fanno per il bene, perché? Perché gliel'hanno raccontati i professoroni e quindi per migliorare, per risolvere. Adesso la risoluzione di tutti i problemi è creare occupazione, trovare ancora risorse per fare lavoro. Cazzo, lavoro uguale schiavitù, non ve l'avevo già spiegato. Labor, schiavitù. E allora dov'è? Ma dov'è la soluzione in questa cosa? Non c'è la soluzione, cioè questo non è riformabile. Sempre di più capisco quelle parole di tutti a casa, per forza, tutti a casa. Il problema sapete dove sta alla fine? Che anche quando li mandati tutti a casa, e tutti quelli che sono attaccati? Cioè tutti quelli che sono attaccati a Matrix, dipendenti e schiavi del sistema, non possono crescere in un colpo solo, perché ve l'ho già detto, stiamo facendo fatica noi che abbiamo iniziato a capire delle cose, come a fare questa transizione da un sistema cognitivo, perché ve l'ho già detto, il problema è lo psichismo. Lo psichismo è una forma di immaturità dell'uomo. Alcuni di noi hanno iniziato a rendersi conto che l'uomo è arrivato al momento che cresca. Innanzitutto intellettualmente. Poi cresca anche in termini di essere un po' meno egoista. E riabbracciando una qualità che è già sua, Perché l'egoismo è qualcosa che arriva dal sistema cognitivo. È il sistema cognitivo che ha ingannato l'anima. Allora, psico, bio, fisica. Fisica quindi non vuol più voler dire corpo fisico, ma etere. E c'è questa sorta di intermediario, abbiamo già detto, ma poi anche questo è etere, anche questo, Ecco, lo schema è per utilità nostra, per capire. E poi c'è psiche. Psiche è stata ingannata e quindi qua è stato introdotto uno strumento sinistro, no? Quando dice la sinistra, coscienza, sinistro, Bersani, vabbè, non mi piace, destro allora, Berlusconi, B&B, Bed and Breakfast, sono loro, infatti uno è Bed, Bersani, e quell'altro è Breakfast, tutte feste, vabbè, che dobbiamo fare? Va bene, è stato introdotto qualcosa di sinistro, per cui questa cosa qui è stata resa schiava. Sei tu, ma questa cosa qua, finitela, la mia anima, il mio essere, l'insondabilità del mio essere, l'immanifestato Signore, il Dio creatore di tutto l'universo che nessuno ha mai visto e via dicendo. Ma io quando vi citavo quelle parole e che proseguivano, se vi ricordate, colui di cui nulla si può dire e che nessuno ha mai visto, la cui forza, potenza creatrice è stata plasmata nel ritmo perenne della creazione, vi sto dicendo implicitamente un'altra cosa, che Dio è continuamente sotto i nostri occhi e che noi non lo vediamo. Ve lo faccio vedere, vi faccio vedere Dio. Questo l'ho già fatto l'altro giorno, Gino, però secondo me questo è Dio. Non che lo smartphone è il vostro Dio perché siete a casa. Certo, non potete capirlo adesso. Se vi faccio l'analogia lo capite. Se io prendo questo telefono e lo metto davanti a un gatto, un cane, cosa vede? Sì, lo vede. Diciamo che lo vede. Ok? Ma non sa cos'è. Non sa cosa serve. Non sa che uso farsene. Noi sì. Adesso sposta l'analogia. Il telefono è Dio e il cane è l'uomo. Dio è qui continuamente e che noi non sappiamo a cosa serve, non sappiamo come usarlo. E quindi gli diamo una concezione, lo descriviamo come qualcosa di strano al di fuori di noi. No, è plasmato nel ritmo perenne della creazione. Questa è una. Stiamo osservando una parte della creazione?
Ragazzi, qua c'è Dio, da qualche parte che non sappiamo. Quante volte vi ho detto, gli scienziati misurano l'universo, ne conoscono, che poi non è neanche vero, comunque ipotizzano di capire, almeno ne rilevano le forze che lo agitano, ma non sanno la cosa più importante, a cosa serve. L'universo è Dio, a cosa serve? L'universo è come quel cellulare, a cosa serve? A cosa serve un cellulare? Noi lo sappiamo, per telefonare. A cosa serve l'universo? Non lo sappiamo. Forse lo sapevamo, ma adesso non lo sappiamo. E quindi quando noi cominciamo a fare quel tipo di affermazioni che vengono da quello schema pseudo-spirituale per cui tu credi di aver già capito tutto, e ti spieghi, quindi io sono uno con Dio e il mio essere è qua immanifestato, ma esiste profondo, cioè l'essere profondo di una persona. Profondo di che? È l'essere, punto. Tu sei, siete in grado di avere coscienza di esistere. Quello è anima. Quello è già un aspetto che poi possiamo usare degli schemi per iniziare a aprire la nostra mente e quindi cominciare, mentre il cane può arrivare a capire fino a un certo punto, al massimo il cane tu gli puoi fare un altarino col cellulare lì e va lì ogni tanto lo annusa. State capendo l'analogia? Vedo che cominciate a diventare sempre più intelligenti. E quindi, però, non sa che farsene del cellulare, e anche noi, no? Ci fanno gli altarini, sappiamo che farcene di Dio. Non abbiamo nessuna relazione perché noi non lo vediamo in realtà. Vediamo massa in movimento, centri mossi, vibrazioni, ma non sappiamo a cosa servono. Capite? Per cui, stavo dicendo, noi possiamo anche usare degli schemi in quel senso lì per capire un po' le cose, però sono schemi, capisci? Quindi la psicobiofisica ci dà una mano, perché ci permette di cancellare la lavagna e ricominciare. Infatti la mia speranza è che, ed è una cosa, la ragione per cui ultimamente mi avrete visto qualcuno che magari osserva delle cose che scrivo su social network, così a proposito di personaggi che prendono, tagliano, incollano, mettono, citano nelle loro cose, la ragione per cui mi incazzo non è la proprietà intellettuale, è perché io sto capendo che vogliono utilizzare queste cose nel loro sistema. Non hanno per i coglioni di fare questo tipo di transizione, perché sennò smetterebbero di chiedere soldi o smetterebbero di chiedere considerazione. Invece queste cose lo fanno perché vogliono la protezione, vogliono l'applauso e il riconoscimento. Ed è un problema, perché attualmente la psicobiofisica, un po' adattata insieme a Hammer, ci permette veramente di cancellare una lavagna che è stata imbrattata di puttane piena. L'esoterismo per noi è quasi inutilizzabile a causa di tutto questo lavoro che è stato fatto. Questa è una cosa nuova, forse vedi, alla fine, come tutte le cose, c'è una ragione per cui Todeschini ai suoi tempi non è riuscito a sfondare, nel senso a bucare quella conoscenza e avere massima diffusione, perché altrimenti oggi noi ci troveremmo degli imbrattoni di lavagne come quelli che fanno corsi sul risveglio della coscienza, l'alchimia, l'esoterismo, lo sciamanesimo e chi più ne ha più ne metta di questi corsi, l'illuminazione, corsi di illuminazione, fai un fine settimana ti illumini, ma che ti illumini? Ma se io, ma anche se ti do la 380 tu non fai più luce. C'è troppa merda che ti soffoca il cervello per essere un po' più riflessivo. Quindi il gioco è, e quindi probabilmente il povero Todeschini non è riuscito, perché era meglio tenerlo lì, conservarlo. E adesso abbiamo la possibilità di ripescarlo. Dopo un imbrattamento generale della lavagna di ognuno di noi, abbiamo l'opportunità di pulire la lavagna e ricominciare. La speranza è che nessuno di queste persone s'azzardi a iniziare a parlarne e farne corsi. Altra ragione per cui mi avete sempre sentito dire fuori i mercanti dal tempio.
perché era importante individuare il mercante, così adesso che sapete quali sono i mercanti, quando vedrete il mercante iniziare a parlare di psicobiofisica, inizierete a farvi puzzare il naso, no, come fa il cane, starnutire, esatto, e dire c'è qualcosa che non quadra in quello che sta facendo questo signore, perché veramente gli interessa solo profitto, perché poi lo schiavo, che cosa implica lo schiavo? Implica che c'è uno che lo schiavo lo usa, e allora c'è magari qualche schiavo che ha pensato bene di farsi il suo orticello, la sua furbatona, li spremo anch'io, questi. E allora, però, siccome sono senza idee, perché sono senza idee, le devono fottere a qualcun altro. E fino lì non ci sarebbe nulla di male, perché se tu le hai capite, chi cazzo se ne frega, è un'onda che cammina, e quindi prima o poi aiuti tutti a rendersi un po' più consapevoli. Siccome invece tu lo usi per ostruirgli ulteriormente la testa, è lì che mi dà fastidio. Perché non mi devi usare. Ok? Chiarito questo, negli schemi noi poi alla fine la psicobiofisica è potente per questa ragione, smantella tutto questa roba qua, perché c'è una sorta di non etere ed etere. Quindi la forza plasmata nel ritmo perenne della creazione, la forza è il non etere, il ritmo perenne della creazione, quindi questa cosa che si manifesta è tutto etere. Questo schema, perché è uno schema, taglia la testa a un mare di stronzate, perché tutto quello che tu hai bisogno di sapere, perché? Perché se veramente il tuo intento è conoscerti, iniziamo a studiare la nostra misura di che cos'è questo non etere che influenza l'etere. Vibrazioni. La biofrequenziale, i metodi biofrequenziali, soluzioni biofrequenziali, di cui ultimamente no, si sta riuscendo a parlare un po' di più, ti sta dicendo questo, che quell'ordine di mondo, per forza che non è descrivibile o materiale, perché è un mondo non eterico e quindi è vibrazione. Che cosa? Scusate, questo è l'etere. Dicevamo l'altra volta centro mosso, e quindi, ma anche questo centro mosso che faccia il movimento col dito è uno schema, perché non è realmente quello che accade, perché il fatto che si organizzi intorno a un vortice d'etere è non perché c'è qualcuno là fuori e quindi presumiamo ancora un oggetto materiale che gira la materia, no, c'è qualcosa di totalmente immateriale che permette a quella materia di comportarsi in quel modo e centro muoversi, e lo può fare solo una frequenza vibrante. Queste etere, qui c'è una vibrazione e la materia si organizza, inizia a muoversi la materia, quindi l'etere, quando parlo di materia, inizia a organizzarsi intorno al vortice. Il punto di stimolazione, non è la parola giusta, però beccatevi questa, di stimolazione, il punto di impiego della vibrazione diventa il centro di quel vortice, ma quella cosa non sta girando là fuori, è una vibrazione, una precisa frequenza. Se noi potessimo, avete presente, non so se l'avete mai viste, sapete lo strumento, ma non so se quello di diagnostica lì che scorre lì dentro, che questo magnete, no? No, la TAC, quell'altro, che il magnete scorre. Ecco, risonanza magnetica. La risonanza magnetica alla fine produce un referto per cui tu vedi il cervello, vedi tutti gli organi, ok? E li vedi, sono tanti fotogrammi, e vedi mano a mano che questa sorta di sensore passa sopra il corpo e quindi. Ma in realtà che cosa sta realmente rilevando quel sensore? Tutte le tue frequenze. Noi siamo, la nostra forma è determinata da tutte le nostre frequenze. Lo spettro vero di un essere umano sono le sue frequenze. Varie onde. Ogni organo ha una sua frequenza.
ogni piccolo dettaglio atomico, molecolare, il DNA è una frequenza. Tant'è che qualcuno ha prodotto un sensore, questo si chiama sensore Carnac, che serve proprio per andare a mappare tutte le frequenze di una persona, di tutti i suoi organi. Capite? Qualcuno le robe le ha già pensate. Quindi capite che lo schema per cui noi siamo questa cosa qua, con delle cuffie di intorno, quindi eterico, astrale, mentale, non sta in piedi. Per quello vi ho detto, la forza della psicobiofisica è quella che ci permette di cancellare la lavagna. Poi allora utilizzeremo la parola magari corpo astrale o astrale, non tanto più per individuare qualcosa di corporeo, ma una frequenza. Il corpo astrale ha a che fare con le tue emozioni, con la frequenza delle tue emozioni. Ci svincoliamo, ci alleggeriamo. Non li sentite tutti questi corpi intorno a voi quanto sono pesanti? Mentre se io ti... sentite la semplicità invece di questo concetto. Questo è tutto quello che c'è. Ma questo che è tutto quello che c'è ti è stato descritto molto approssimativamente e noi adesso entriamo più nel dettaglio. Dovete iniziare ad apprezzarlo questo smart uomo, perché è uno strumento tecnologico incredibile. E allora ne andiamo di nuovo, se qualcuno ha ancora bisogno di aggiustare i suoi concetti, però sappi che stai aggiustando i tuoi concetti e piano piano andrai verso una transizione diversa e andare a considerare, e come, che ne so, ragazzi, facilissimo. Amen. Cancro, rigenerazione dei tessuti. Sono la stessa cosa. Capite che sono la stessa cosa? Uno lo inizia a vedere, a interpretare in un modo, l'altro lo interpreta in un altro. Questo è, porta con sé lo scopo originario del sistema. Perché qual è la leva? Come fanno a tenerci in schiavitù? Bravissima, paura. La paura sono le scimmie che prendono la doccia d'acqua fredda e non si azzardano più, e se uno del branco lo prova a fare, lo fermano. Era con voi che vi dicevo, ragazzi, sotto il periodo nazista, la persona che portava a casa l'ebreo, la famiglia non è che diceva bravo, sì, aiutiamoli. Spesso nello stesso nucleo familiare diceva mandalo via, denuncialo, prima che passiamo un guaio tutti. Questa non è umanità. Questo è ridurre l'uomo a un animale pauroso, spaventato, che è preoccupato solo della sua personale sopravvivenza. Sapete qual è una delle qualità più incredibili che provengono dalla psiche umana, cioè dell'essere un'anima umana che ci differenzia dagli animali? È il sacrificio, la capacità di sacrificarsi per qualcun altro, che è esclusivamente dell'uomo. Non era con voi che ve lo dicevo, l'animale non ce l'ha quel problema lì, l'animale deve preoccuparsi solo della sua sopravvivenza, ma è normale, è animale e quello ha le sue funzioni. Questo qua no, cioè se un essere umano, l'eroe, che cos'era l'eroe? Quello che a un certo punto capiva che sacrificando la sua esistenza aiutava altri a progredire e andare avanti. Dove è finito lo spirito di sacrificio, di abnegazione, la passione? Dove sono finite tutte queste cose, se ci sono mai state? Non è il volontario nell'ospedale. Caspita, per delle ragioni personali o per 7 anni sono abbastanza entrato e uscito dagli ospedali, non per me, però... qualcuno lo sa, le vicende con mio padre, mia madre, via dicendo, le persone. Se usi quello schema lì, fai quello. Entrerai e uscirai dagli ospedali, ti fai gli screening, ti fai la prevenzione. Spero che una sera, c'è qui una persona che la sa veramente lunga su come funzionano le prevenzioni, abbia voglia una sera di venire qui a parlarvene, perché non vuole? Secondo voi? Perché ha paura. Perché non solo vi parla di come funzionano i meccanismi, ma vi può fare nomi e cognomi di tutte le più rinomate cliniche
italiane, per esempio, che fanno queste cose, dove si riunisce l'amministrazione di questa clinica e reparto per reparto guardano i numeri. Chi è andato male quest'anno? Il reparto di urologia ha fatturato poco. Bene, quest'anno prevenzione sul cancro alla prostata. Lettera ai 40-50enni, ma con l'accordo dell'ASL, si mette d'accordo con l'ASL e dice: noi ci diamo disponibili per fare, pure l'ASL rimane infinocchiata, ci diamo disponibili per fare gli screening e fare la prevenzione su. Abbiamo intenzione di organizzare un convegno e diamo a disposizione le nostre strutture. L'ASL la prepara, l'organizza, ti scrive la lettera all'ASL, non te la scrive la clinica, ti scrive la ASL, prevenzione del coso. Io mi ricordo quando è arrivato la lettera ai miei per fare il controllo delle feci e c'erano tracce, tu sei un bastardo. Quando siamo andati a colloquio, per fortuna che io so le cose che so, e quando mi sono rifiutato di LTMR, adesso finiamola. Perché altrimenti la dottoressa dall'altra parte, indottrinata, perché sono indottrinati, c'erano tracce di sangue nelle feci di mio padre e voleva fargli fare tutta una serie di esami. Faccio, no, lei glielo fa rifare adesso perché voi non avete me. Perché poi cosa ti dicono? Mica ti dicono che non devi mangiare la carne. No. Prima di farlo. Cazzo, mangi la carne, c'è la traccia. Nelle feci. Mica te lo dicono, perché questa è una rete da pesca. I malati sono business, i malati sono fatturato. Le quattro più grandi patologie lì, dalla pressione, il colesterolo e il coso, nel 2004 hanno abbassato tutte le soglie. Tu un giorno eri in salute e il giorno dopo sei malato. Questa è Matrix. Voi mi dite, no, ma tu che cazzo? E c'era uno l'altro giorno, mi hanno intervistato alla radio, e la domanda che faceva, ma tu sostieni il Movimento 5 Stelle? Ma tu parli di politica? E tu non dovresti, se dici le cose che dici, no? No, no, è tutto integrale. A parte che, secondo me, ripeto, Movimento 5 Stelle, attualmente, strategia della guerra è la fanteria. Movimento 5 Stelle è la fanteria. Cosa serve la fanteria in una guerra? A fare spazio. È la fanteria. Dopo deve arrivare ancora la cavalleria e tutto il resto dell'esercito. I carri e le armi. E gli arcieri e tutto il resto. Sono la cavalleria. Ma come si fa ancora veramente a pensarli come un partito? Ma l'avete sentita oggi quella donna che ha fatto la dichiarazione quando gli ha detto voi non siete niente? Ma quella è una di voi, è una di noi, è un cittadino come noi che è riuscito ad andare a sedersi in Parlamento e a dirgli a questi qua fate schifo, voi non siete in grado di occuparvi di noi e adesso noi ci occupiamo di noi, vi buttiamo fuori dalle stanze del palazzo e cerchiamo e vediamo come riusciamo a ricostruire questo paese in un altro modo. Poi, ripeto, continueremo ad avere il problema di tutti quelli che sono assuefatti al sistema precedente e quindi vogliono lo status quo. Era un momento in cui troveremo il modo di realizzare delle piccole zaino che funzionano in un'altra maniera. Ma oggi ci sta il tentativo politico di aprire come una scatoletta del tonno il Parlamento e spedire tutti questi da un'altra parte. Riesco a farvi capire, questa non è, cioè questa è politica, è strategia d'attacco. Allora, le alternative sono due: o veramente gli permettiamo a questi di fare una rivoluzione armata, perché la gente sta talmente incazzata che prima o poi, a furia di metterla sotto pressione, arriveranno a quel livello, e non è di aiuto a noi, non è funzionale per nessuno, anzi è un'altra volta funzionale al sistema, a Matrix, perché Matrix in questo modo può ridistribuire il codice. Una volta finita la rivoluzione si rificcano un'altra volta lì, così. Ma se invece li spingi fuori con la forza delle idee, col manifestare la palissiana, poi il problema è sempre lo stesso. Ti dico, studiati Einstein o Todeschini e la gente, no, Todeschini lo leggo, cazzo è giusto, è perfetto, però lo rifiuto. Sono talmente assuefatto ad Einstein che voglio Einstein, anche se so che è una balla.
E quindi anche quando gliele fai vedere queste cose, le cose vanno così. Ma provate a pensare soltanto agli elettori del PD. Ma come cazzo fanno ancora a votare quel partito? Come cazzo fanno a credersi ancora alle bagianate che gli raccontano? O quell'altro che è tutta propaganda quella che fanno, per esempio, ripeto, io non voglio prendere le difese del 5 Stelle, ma è evidente così. Cioè, il Movimento 5 Stelle, tutta la campagna che viene fatta, basta guardarsi 4 video di come parlano questi in Parlamento e tu dici, ma stanno guardando due realtà diverse. Questi sono dei cittadini che gli dicono in faccia le cose, che hanno proposto degli emendamenti che puntualmente sono stati bocciati e su queste robe raccontano panzane. Questi, solo perché hanno un tono di espressione un po' fuori dalle righe. Puttana, stai tu 5.000 anni con un cactus di spine nel culo e dimmi se ancora riesci ad avere delle parole così col fioretto, capite? Però questa è la roba, cioè è il credo è quello, il credo cieco. Mia nonna andava a votare la Democrazia Cristiana perché lei, il suo credo era che lei votava per Dio, non votava i politici. Mia nonna andava a votare Democrazia Cristiana perché votava per Dio. Quando mio padre manifestò il suo interesse comunista, eretico. Finì, tra l'altro eretico, apro parentesi, qualche tempo fa mi capita di parlare con un collega esorcista, con un sacerdote esorcista cattolico, e nel dialogare di PTPT e tirala di qua, tirala di là, a un certo punto mi dice, sì però tu sei eretico, e io gli dico, certo, sono eretico. Ma lo sai che eretico significa colui che sceglie? Sì, sceglie, ma male! Male! No! Dunque, perché è inutile faccio anche no. No! Scusa, eretico, punto, sceglie, punto, no, ma no, male, male, insisteva. Non glielo togli dalla testa, perché il credo che gli hanno messo, con tutta la capacità e la bravura che ha per fare le cose che fa, comunque c'è un credo per cui, per lui, un eretico è uno che sceglie male. Non è scegliere non, bene o male, è il tuo credo che gli impone cose bene e cose male. Ma non lo fa disinteressatamente, perché quando stabilisce ciò che è male e ciò che è bene, è sempre rivolto all'interesse di fondo, che è questo. Controllarti, tenerti schiavo. Ma io lo so che sembra assurdo far sti ragionamenti a quest'epoca, però ragazzi, voi dovete ricordarvi che questo è l'effetto, come dire, il capitolo, l'episodio, visto che vi piacciono le serie televisive, l'episodio finale, ma siamo alla quinta, decima serie, capite, no? Ogni anno è, cioè, di qualcosa che è iniziato molto tempo addietro. Quando un gruppo sociale, tra l'altro meno consapevole, ha prevaricato un altro gruppo. Cioè, ragazzi, qua non c'è un cazzo di meritocrazia. L'autorità, e dovrebbe essere esoterica, esoterica non nel senso delle lobby massoniche, che poi si fanno anche loro quelle belle pensate, noi siamo l'autorità esoterica perché abbiamo la conoscenza dell'esoterismo, no, esoterica inteso come il grado di consapevolezza e libertà che quelle coscienze sono riuscite a manifestare, il grado di intelligenza, quello è il in Zion il consiglio dei saggi. Infatti, giustamente, Nio fa notare, non ci sono giovani nel Consiglio. Perché? Ma non perché, perché in quel tipo di società l'anziano è veramente colui che ha la sapienza perché ha fatto sale tutti gli eventi della sua vita. E quindi ha la saggezza, ha limato il conflitto. Ha raggiunto una soglia di pace che gli permette di veramente guardare e avere quella capacità di saper conciliare. Perché? Perché l'ha già vissuto. Quando noi guardiamo un adolescente che fa delle cose, noi siamo stati adolescenti e che per lo più ce lo dimentichiamo e facciamo queste belle trovatone quando diciamo, mamma mia, i giovani di oggi,
Io quando sento uno che dice i giovani d'oggi, perché tu ieri non eri giovane, uguale, che cazzo facevi? Poi vai a guardare, scassava le macchine, si scassava i cannoni, scappava dalla finestra, ne ha fatte di tutti i colori, si è dimenticato tutto. E perché? Ma perché è inacidito, a causa di come il sistema lo ha abbruttito, perché dopo quell'era spensierata ha solo dovuto prendere calci nel culo. E quindi in realtà quando guarda e parla in quel modo è perché c'è una forma di invidia, come dire, cazzo, non c'ho più quella possibilità lì, e allora per negarsela a se stesso dopo fa quel meccanismo. Però è normale, io questo mi faceva impazzire, per esempio a scuola era una cosa micidiale, quando c'erano i consigli di classe o i vari scrutini, cose tra il corpo di una classe, no? Dei docenti di una classe, puntuale. E poi, cioè, sembra che proprio la materia gli dà la forma. E parte quella di matematica, e quella di fisica, e quella di scienza, e tutte, poi tutte un sacco di donne, non lo so, vabbè, è la mia anatomia, scusate. Così. E partiva sta menata. Sono degli immaturi, degli irresponsabili, e se non la capiscono adesso iniziamo con le punizioni, perché devono capire che sono a scuola, che sono diventati grandi, che devono stare e tutto. Ma che cazzo c'entra? Quello c'ha 16 anni, deve fare quella roba lì. Semmai sei tu che devi avere quella capacità di riuscire a trarre la sua attenzione nel momento giusto per riuscire a, se ma fosse solo perché quello a scuola sta venendo per qualcosa. Purtroppo il poveretto, per come è sistemato il sistema, non va a scuola perché c'ha uno scopo, va a scuola perché ce l'hanno mandato. E quindi è senza potere. Cosa dice il Merovingio? Non sapete il perché vi serve il fabbricante di chiavi. E quindi senza perché siete qua senza potere. Questi ragazzi non sanno perché vanno a scuola. Vanno perché ce li hanno mandati. E le motivazioni che gli hanno dato per andare a scuola, a loro non gli si incastrano. E voi pensate che io lo so perché me l'hanno raccontato? No, perché io mi ricordo, io per me ho ancora la stessa percezione, pulsione, sentimento di quando ero studente, andavo a scuola e posso perfettamente evocare la memoria del mio stato, di quell'esperienza, e non mi andava giù a me i miei mi potevano raccontare il cazzo che ti pare, no? Devi studiare perché ti devi pigliare un diploma e perché poi devi andare a lavorare, e più mi aggiungevano dettagli e più a me sentivo la catena a rotolarsi sempre di più, devi lavorare, cioè tu dici, ma per forza che scassano tutto, dice, puttana, da quando mi diploma in poi inizia un percorso di schiavitù e di torture, me la spasso adesso, ma vaffanculo alla scuola, non studio un cazzo, anzi permanendo all'interno della cosa, e tu quindi c'hai queste persone all'università che hanno 40 anni, che stanno ancora studiando all'università, pagati dai genitori, ma fanno bene. I bamboccioni, chi era il fenomeno lì che ci chiamava i bamboccioni? Ma ti faccio fare io a te il bamboccione, che era Monti? Grazie. Ce lo siamo dimenticati, Monti, il fenomeno. Capite? Ma normale, ma minimo, se quella è la prospettiva, andate con l'intelligenza di non farvi spaccare troppo la testa, perché sennò poi dopo vi riempiono di credenze ulteriormente. E quindi capite, sono proprio due sistemi cognitivi diversi, cioè due paradigmi differenti. Uno ha bisogno di uno schiavo perché è quello che è successo nella storia. Nella storia, stavo dicendo, che una società quindi con un certo tipo di consapevolezza, ce n'è un'altra, ma perché? Ma perché è normale, quando, scusate, che bello, vedi, l'analogia corrispondenza è strepitosa perché ci fa capire tante cose. Immaginate che io abbia qui un sacchetto di semi, ok? E qua c'è una terra. Avete mai provato a buttare dei semi in una terra, anche arata, così almeno la puoi vedere? Li butti così. Le piante non crescono mica tutte contemporaneamente, hanno gradi diversi,
iniziano a svilupparsi, alcune addirittura non lo fanno proprio l'albero, altre si sviluppano più velocemente, poi perché il terreno, il punto dove è stato messo è più agevole, gli permette di crescere di più, e altre piante sono ancora più piccoline. È uguale, le anime sono semi gettati sulla terra, su questa terra, e queste anime, alcune sono germogliate e cresciute più velocemente e altre meno. Quelle che sono ancora un po' indietro di cottura, per capirci, a un certo punto però hanno fatto una cosa terribile, cioè hanno creato un gruppo sociale, hanno nominato un tiranno, una guida, un guerriero, un condottiero, e questo ha mosso guerra a queste altre piante. E questi sono diventati schiavi. Non gli importa niente perché hanno capito l'importanza della crescita, però adesso, dopo 5.000, 6.000, 7.000 anni di questo pensiero, ci troviamo che la terra non può dare più nessun frutto, non può dare più nessuna pianta, e quindi è il momento di rimettere le cose un pochettino più in ordine. E quindi rimettere a posto gli equilibri. E questa condizione di schiavitù non può continuare, perché? Perché sennò la terra diventerà arida. Ma guardate che quello che stiamo facendo da fuori, a furia di rompere questa terra con gli aratri tutti gli anni, a buttare fertilizzanti, concimi, chimici e non chimici, diserbanti e via dicendo, stiamo desertificando. Vuol dire che la terra sta diventando arida, e guarda un po' come fa a diventare arida, perché stiamo applicando un modello, quindi una politica non sostenibile. Che cos'è una politica sostenibile? La politica della quota, la politica dei catari, una comunità integrata col territorio, che consuma lo stretto necessario, che rigenera, che produce energia in modo sostenibile. Capite? Portatelo alla modernità, ma non sono le cose che vi raccontano alcune persone. La decrescita felice, di che cosa ci sta parlando? Di una transition, di una società più armonizzata, non quello che dice Smith. L'uomo è diventato un virus, prende una regione, si insedia, la deturpa, gli porta via ogni risorse e si sposta da un'altra parte. Cioè, quelle anime lì, che non si sono tanto ben sviluppate, hanno creato un sistema parassitario sulla terra. Mentre l'uomo, per sua natura e spontaneità, ha la tendenza invece a comportarsi in un altro modo, e non è perché lo dico io, perché ci sono le tracce nella storia, dalle società di... Che cos'erano i nativi d'America? Ma pensate all'Africa, cazzo! Guardate che in America i neri mica sono nati in America. Hanno preso le navi gli inglesi, sono andati in Africa, li hanno menati le botte, la porta lì della Costa d'Avorio, la porta degli schiavi, li hanno schiaffati sulle navi e li hanno portati lì. Secondo voi è ecosostenibile? Per fargli fare cosa? Per farli lavorare. Ma guarda che non stiamo parlando di 3.000 anni fa, stiamo parlando di 200 anni. E dopo tutto che si sono inventati pure la guerra di secessione, tutti i cazzi mazzi, c'era ancora gente negli anni 60 e negli anni 70 che non poteva andare sopra un autobus perché c'erano i posti per i bianchi e i posti per i neri. Pensate alle battaglie di Malcolm X, Martin Luther King, non è gente che si è svegliata l'altro ieri, È una realtà questa, e continuiamo a perpetrarla. Poi dopo, questi qui, i fenomeni della sinistra, se ne appropriano dei concetti, sì, vabbè, ma dov'è il tuo paradigma? Questo, perché se tu mi parli di rilanciare l'occupazione, del rilancio dei consumi, ma che cazzo dici? Questo è quello che vuole l'Europa, perché c'è un piano sul Mediterraneo. Ma noi dobbiamo uscire di corsa dall'Europa se non vogliamo diventare veramente la Grecia. Adesso svenderanno tutte le società italiane, o comunque quello che c'è rimasto, e poi ci spediscono la troica.
come hanno fatto di là. Dopo come te ne liberi? È lì, te ne liberi veramente con una sommossa armata, son cazzi. No, bisogna ragionarla in un altro modo. Bisogna riuscire a trovare il sistema per spostarli fuori dai piedi. E l'unico sistema che c'hai è rendendo le persone ogni giorno sempre più consapevoli di come funziona Matrix e della possibilità di creare qualcos'altro. E gli devi dare l'esempio. Noi Zion la dobbiamo costruire perché così le persone vedono che un mondo diverso e migliore è possibile. Per farlo dobbiamo metterci insieme. E l'ultimo dei problemi sono i soldi, perché quella è la trappola e l'inganno. Matrix ti dice: tu una cosa così non la farai mai perché ti servono i soldi per farlo. No, ribalta tutto. Tu inizia a sognarla, inizia a pensarla, inizia a capire che è possibile e stai tranquillo che i soldi arrivano. Questa è la visione. Se no, stiamo qua e non c'è il futuro. Non c'è futuro. Non c'è nessun futuro. C'è la fine. Non è adesso, 200 anni, 300 anni, è la fine, perché alla fine la Terra diventerà arida e quindi attiverà i suoi sistemi. E come ha già fatto in passato, stravolge tutto, tanto che cazzo gliene frega. Lo capiamo ancora di più. La Terra, quella che vediamo, è etere. C'è un'intelligenza che la guida. Quello che le tradizioni chiamano i Logos. Melchisedec, il ricevitore della luce, viene chiamato in Pisti Sofia. Ma una vibrazione. Quella vibrazione è intelligenza, perché, attenzione, per comodità, io vi ho detto, ho parlato di vibrazioni e frequenze, ma noi delle vibrazioni e delle frequenze non sappiamo un cazzo, tolto il gruppo musicale, non sappiamo un cazzo delle vibrazioni e le frequenze. Abbiamo solo iniziato a capire che ci sono queste differenze e quindi non attribuiamo più attraverso la psicobiofisica, non attribuiamo più al campo, cioè alla materia, delle qualità che non ha, la forza di gravità, l'elettricità piuttosto che altre cose, perché la scienza le considera misteriose, non si capisce da dove arriva. Invece noi iniziamo a intuire, diciamo: no, guarda, questa è materia indifferenziata, come si comporta, come collassa e come si muove dal micro al macrocosmo dipende esclusivamente dalla frequenza. E allora già iniziamo a separare queste due cose, ma attenzione, le separiamo per studiarle. Ricordatevi sempre che dividere non è solo per imparare, dividere è per studiare. Separiamo per studiare, perché? Perché questa roba qua la conosciamo, questa roba qua è la prospettiva avanti per iniziare a aprire un pochino di più la mente. Ed è troppo utile perché, ripeto, tutto quello che c'è è quello che già vediamo, ma che interpretiamo in un modo diverso, a causa del sistema cognitivo che ci è stato passato. Per cui ti dice: questo è corpo fisico. Quelli, tanto per completare il quadretto, che ti fanno gli pseudoesoteristi: sì, però attorno al corpo fisico c'è il corpo eterico, c'è l'astrale e c'è il mentale. Ecco, se avevo bisogno di una anche scavata la fossa, buttato dentro il cadavere, tu arrivi con la lapide finale, perché non ci capirai più un cazzo. Se invece io ti dico: tutto è etere, e come questo etere si comporta dipende dalle vibrazioni, iniziamo a studiare questa storia delle frequenze, che cos'è la vibrazione, e allora iniziamo a contattare che cos'è la vibrazione di, per esempio, un'emozione e che cosa la differisce da un sentimento. Lo possiamo sperimentare, lo sappiamo, quello è anima. Vuoi sapere che cos'è l'anima? È il sentimento. Coscienza, cos'è la coscienza? È un'opportunità, è una possibilità, non è una frequenza. È la possibilità di accedere a vibrazioni sempre più elevate grazie alla quantità di energia di cui dispongo. Noi, ricordatevi, lo smart uomo ha una batteria. Questa batteria è
per lo più scarica, capite? Quando tu vedi Matrix, questi nelle vasche che danno energia al sistema, sono le app che ti hanno messo che lo fanno, correggere gli altri. Quanto consuma correggere gli altri? Quanto vi consuma educare, istruire il vostro prossimo? È sempre utile farlo? Quanto vi consuma giustificare le vostre azioni, rendere conto? Vedete che sono parametri che avete sperimentato, non li associate, non avete ancora trovato quella spiegazione che vi fa capire qualcosa che però già intuite e osservate continuamente nella vostra vita. Quanto ti costa a te ogni volta giudicare? E attenzione, per giudicare non mi sto riferendo a un'osservazione che ovviamente è sempre soggettiva, l'ho spiegato l'altra volta, l'obiettività, forse un po' di obiettività, ma l'oggettività non esiste, perché il campo è oggettivo, la visione dell'individuo è sempre soggettiva, ma non perché ha la sua psicologia inteso come le sue credenze, no, capite anche lì, guardate come ci aiuta la psicobiofisica a mettere ordine. E utilizzando semplici elementi di studio di noi stessi, non è la tua psicologia, cioè le tue credenze che fanno di te una persona soggettiva, è proprio il funzionamento della psiche, che quell'impressione dura un sedicesimo di secondo nello spazio psicologico di una persona, e quello fa sì che è soggettivo. Guardate che per una mosca che facevano notare l'altro giorno, giustamente, o di un ragno o di altri animali, il tempo di perdurata di un'impressione nella sua parte psicologica, perché comunque tutto è animato, a gradi diversi di consapevolezza, è inferiore a questo. Cioè, tu la mosca non la riesci a acchiappare, ma non perché lei è più veloce di te, perché lei ti vede muoversi così. E quindi si sposta prima. Vede il mondo in un altro modo. Se tu cambi questo qua da un sedicesimo a un ventesimo di secondo, senza andare tanto in là, comincia a vedere l'aura. Non l'aura, è la cosa qua. Comincia a vedere gli effetti delle emozioni. Non c'è il corpo eterico intorno al corpo fisico. Ho cambiato il set con cui sto osservando una realtà oggettiva. Ognuno di noi in questo momento, nella sua presenza, è l'emanazione di tutte queste cose. Etere, astrale, mentale, causale, è materia. Materia astrale, materia eterica, materia mentale. Tutto è materia ed è stimolato da frequenze. Quello che tu sperimenti, le sensazioni che la psiche ci fa, cioè io per comodità l'altra volta vi ho detto, i movimenti d'etere urtano i nostri organi di senso che traducono questa cosa in informazione che va lungo l'anima del centro nervoso, arriva nel cervello e lì, per esempio, no, parlando della cosa degli occhi, un'onda buia urta gli organi di senso della tua retina e contemporaneamente qui viene prodotto qualcosa. Ma è uno schema, Sveglia, i tuoi organi di senso sono di materia, e allora è etere, e allora ci sono solo urti di etere, non c'è i tuoi organi di senso, c'è la nuvola eterica del tuo organo di senso, che viene urtata da un'altra onda. Scusa, se io sono, immaginate un laghetto, con la mano faccio delle onde qua, faccio delle altre onde qua, queste due si urtano. La risultante di questa cosa è l'informazione che arriva alla tua psiche e la sensazione conseguente, capite? È ancora più incredibile. Però per comodità, perché già vedo le facce confuse, dicono, puttana, come l'hai appena passato l'altra settimana, già mi stai distruggendo questa... Ma sì, perché il gioco poi finale non è quello di arrivare chissà dove in termini intellettuali, ma il gioco finale è arrivare a essere più attenti e consapevoli di cos'è reale dentro di noi.
E ciò che è reale è veramente come pensi, come senti e tutto il resto, quella sfumatura di cose così aleatorie, cioè il margine per produrre una sensazione, la psiche, cioè attraverso la sensazione l'anima sta comunicando a se stessa qualcosa che la riguarda. Perché quella sensazione lì è diversa per ognuno, perché ognuno ha un grado di consapevolezza. Ognuno di noi vede, interpreta, cioè se tutti siamo bloccati su un sedicesimo di secondo in termini di percezione della realtà, però allo stesso tempo ognuno di noi ha un livello di consapevolezza, di crescita a livello animico, psicologico, differenti. Ed è quello che alla fine farà da interprete e genererà una sensazione piuttosto che un'altra. E allora l'interesse, quello che cerco di comunicare in questi incontri, in queste lezioni, come a scuola, con i miei studenti, è quello di dire: bene, capito questo, allora capito che la cosa più importante della mia vita non è garantirmi un lavoro, mangiare, dormire, che ci deve stare, non dico che allora di spirito non si campa, sì, ma manco ti puoi ammazzare il lavoro tutto il tempo e inseguire ideali assurdi, per cui dato una scala di valori diversa, fatta questa transvalorizzazione, andiamo a vedere che cos'è la sfera di interesse più importante, la consapevolezza. Come la sviluppiamo questa cosa? Attraverso il discorso che ho appena fatto, diventando più intelligenti e lasciando emergere, quindi educare, quelle qualità così intrinseche, particolari, che ci contraddistinguono, che leggo sempre alla parola sentimento. Lo chiamate amore? Va bene, quella roba lì, ma quello vero, la misericordia di Dio. Vuoi sapere qual è la misericordia di Dio? Sperimentala. Perché la devi descrivere? Sperimentala. Avrete mai sperimentato in vita vostra misericordia per qualcuno? Quella è la misericordia di Dio. Se Dio è tutto l'insieme di tutte le frequenze, quando tu sperimenti la misericordia, stai sperimentando una delle frequenze di Dio. Non è difficile da capire, o no? Quanto siamo liberi così? Quanto siamo responsabili? Capite? La libertà non è fare il cazzo che mi pare, è avere l'intelligenza di capire le cose e saper fare le giuste azioni, giuste secondo l'intelligenza, cioè secondo quella riflessione di al quale, non riflessione, il ragionamento al quale sono arrivato, all'equità che è mia, intrinseca, personale. Non ho equità? Bene, hai problemi, giusto? Ma il problema è la soluzione. Il problema è la soluzione, quello che noi consideriamo problemi. Che cosa serve un problema a scuola? Cazzo, vedete come vi hanno tolto tutto? Un problema a scuola, un quesito, a cosa serve? Perché così gli diamo il voto allo studente? Sì, adesso sì. Ma il quesito, il problema, a che cosa serviva? Per farlo ragionare. In modo che da se stesso arrivava alla soluzione, dandogli accanto tutto un prontuario di formule, no? Se è matematica ci avrai le formule, c'è stata la lezione che ti ha spiegato, ma la lezione tu non l'hai assunta come un dogma, sono strumenti, ho le formule, applico le formule al problema e vedo poi la risoluzione. È diverso, è tutto molto diverso ed è tutto, guardate come lì. È sempre stato lì. Cioè io vi sto parlando di cose che voi fate da quando siete nati e che vi sto dando una mappa diversa con cui guardarle. Questa è una cosa utile, no? Riesco a farmi capire. E il gioco è quello.
Allora, questa roba qua ci interessa o non ci interessa svilupparla? Bene, allora ragazzi, non c'è 7 kg in 7 giorni. Che ancora c'è chi mi scrive che vuole la pratica che in 8 giorni compi la grande opera. Ma chi cazzo la conosce? Non ci sono scorciatoie, perché stiamo parlando di processi di apprendimento. Sapete cosa vuol dire un processo di apprendimento? Stiamo parlando di crescere, e che voi non ci credete, non riuscite a vedere questo paragone, cioè di questa anima, seme che viene messo in una terra e cresce e deve dare una pianta. Sì, ma caspita ragazzi, cresce da se stessa la pianta. C'è un potenziale che grazie al fatto che è messa in un terreno, quella pianta cresce. Poi ci sono dei semi particolari dove riescono a crescere anche nel merdume, nel letame, più letame, come il fiore di loto o la rosa, che tu le fai di tutto di più ed è sempre più forte, sempre più bella. E sono qualità diverse di semi. Una sola vita, 7 milioni di viverla, modi di viverla. Capite quello che cerco di farvi vedere? E quindi buona, il gioco è quello, e quindi certo che ha importanza poi il terreno nel quale ci andiamo a fare. Fosse solo che magari quei semi che sono ancora un po' così, che hanno delle difficoltà, se gli creiamo un terreno un po' più adeguato, magari li aiutiamo. Quelli che hanno iniziato a intuire delle cose. Questo è il gioco. Ma noi non lo vediamo come gioco dell'universo, perché? Perché purtroppo Matrix è una programmazione di base che lavora dal fondo del nostro inconscio. E quindi, per quanto questa immagine ci piace, diventa, nel momento in cui viene strinsecata, un'altra credenza. Quindi state attenti, cercate, tenetevela nella pancia la visione fino ad arrivare a percepire una vibrazione consistente. Non c'ho un modo migliore per spiegarvelo. Provate a vedere il suo opposto, cioè il meccanismo che vi motiva, il meccanismo che ci motiva, che motiva uno schiavo è la sopravvivenza. Una persona accetta la schiavitù perché ha paura di morire. E quindi si sottomette per paura di quella cosa. E quindi ciò che ci motiva è la conservazione del corpo. Non dite che io allora vi invito a suicidarvi, eh? Perché poi dopo ci avevano le cose. Allora vuol dire che... Allora devo... No! Lavorati quella paura, perché dietro quella paura c'è tutto il resto. A te questa idea che c'è un seme, che quest'anima è universale in un mondo senza tempo e di vibrazioni e tutto il resto, che viene, per te è una scusante, perché finalmente dici: ah, meno male, allora non credo. Cioè tu, tutto quello che ti interessa a te è: ah, meno male, non credo. E lo so che è difficile arrivare invece a percepire questa cosa. Ci andiamo per gradi, e quindi per gradi andiamo alle cose che possiamo capire alla nostra misura. La nostra misura, infatti, la domanda non è te quanto, cioè vuoi svilupparti come anima nel ciclo dell'universo, no, è: hai capito che c'è intelligenza, hai capito che sperimenti, ti piace, ti interessa sapere cos'è e provare a svilupparlo un po' di più. Questa è la nostra misura. Sì, bene. Allora comincia a guardare la tua vita sempre. Comincia a guardare, non vuol dire che allora è la tua vita così, perché questa è un'altra credenza. Ah, è la vita, è una palestra psicologica, vedete? No, un cazzo, perché se tutte le volte che ti arriva un problema ti lamenti, non hai capito che è una palestra psicologica. Non stiamo troppo a sfasciarci la testa sul problema, di capire perché a me e non a quell'altro, ma di volta in volta che un problema arriva, l'atteggiamento è quello di: vediamo a che livello, cioè come posso iniziare ad affrontarlo, quali sono gli strumenti di cui dispongo, e se non dispongo di un cazzo e mi sento del tutto inadeguato a quel problema, la cosa più intelligente da fare è rimanerci lì, fermi.
immobili, senza logorarsi che non c'è soluzione. No, la soluzione c'è. La soluzione, perché la soluzione di tutti i nostri problemi è una vibrazione. Ma se tu fai andare il moviolone, hai imposto una vibrazione. Se ti fermi, arriva l'intuizione. Che cazzo è l'intuizione? È un pensiero di una vibrazione diversa. Se non ti fermi, non scende, non puoi sintonizzarti su quell'altra frequenza. Siamo radio, eh? Solo che, purtroppo, non siamo super user. Discorso l'altra volta. Cominciamo a diventare super user. D'altronde, ragazzi, ma che alternative avete quando siete di fronte a un problema micidiale di cui apparentemente non riuscite a tirarvene fuori? Lamentarvi, piangervi addosso, autocommiserarvi, né più né meno. Bene, spegni la mente e fa lavoro in calma. Questa è l'alternativa. Ah, ti voglio vedere io a te con tutto il problema che ho, così non riesco a fare il lavoro in calma. Bene, quindi vedi che già il tuo problema è cambiato. Non è più quello. Il tuo problema è diventato che non riesci a fare il lavoro in calma. E allora operi a riuscire a arrivare a fare il lavoro in calma. Riesci a fare il lavoro in calma anche in situazioni avverse e vedrai che si risolvono anche quegli altri problemi. Adesso dico delle cose, no? Perché poi i problemi hanno gradi di difficoltà. Certo che se abbiamo passato tutta la vita a fare Alberto Tomba, a evitare i problemi, prima o poi la porta la inforchi. Anche Tomba, che è un fenomeno, però ogni tanto delle porte la inforcate. Capisci? Non puoi sempre evitarli. Non era voi che ve lo dicevo l'anno scorso. Se voi venite qua perché cercate l'equilibrio, siete nel posto sbagliato. La vita è squilibrio, perché l'equilibrio vuol dire entropia, vuol dire routine. Voi volete la tranquillità che non vi succeda un cazzo, volete la garanzia di scivolare liscio. Vabbè, allora, amico, stai attento a dove vai. Cazzo, vieni qua, ma vai in bicicletta. Stai attento, non andare sulla strada. No, dove vado? Sul marciapiede, sulla cornice del marciapiede. E andare sulla strada. Quello che possiamo acquisire, semmai, non è quella cosa lì, ma acquisire l'intelligenza, la volontà, perché la volontà è un sentimento, quella forza tale di saper stare sull'onda. Arrivano i problemi, arrivano le onde, io sono un bravo surfer. L'equilibrio ti serve per stare in piedi, non per non mi deve succedere un cazzo. Avere la forza, la solidità, e quindi delle volte, ma porca puttana, ma è sotto i vostri occhi, io non so come fate a non vederlo. Ma scusa un secondo, ma anche tu, vuoi fare lo slalom? Lo slalomer, com'è? Lo sciatore di slalom. Ma quando inizi a fare, che ti metti sti così, cium, cium, cioè, all'inizio che fai? Pigli tutte le porte nei coglioni, le prendi tutte. Quindi all'inizio del vostro percorso di crescita, del nostro, perché anch'io non è che io non ho preso delle porte nei coglioni, che sono nato più intelligente, sono nato uno qualunque, ragazzi, uno qualunque. Piano piano avevo un interesse nella testa, ma perché ho capito quello che a voi ancora vi manca, secondo me, è cogliere il pezzo del perché e quando è cominciato tutto questo. Cioè, perché siete voi e non è qualcun altro qua stasera? Quando è cominciato per ognuno di voi questa cosa di cercare in questo modo? Perché è successo? Voi sapete perché è successo? Perché sei più intelligente degli altri? No, ragazzi, sai perché è successo? Te lo faccio vedere. A un certo punto della tua vita, per qualche ragione che ha a che fare sì questa con la tua
natura, struttura, consapevolezza intrinseca, quindi la tua capacità di cogliere alcuni aspetti, e questo è personale, individuale, si può sviluppare, l'ho già detto l'altra volta, il corpo si sviluppa fino a 20 anni, l'intelligenza, il sentimento, la volontà, un mucchio di altre qualità possono essere sviluppate ancora, attraverso, ovviamente, applicando metodi. Quante volte vi ho detto, legge per diventare intelligente, interro più uno, legge perché vuole appiccicarsi i concetti. No, leggi. Quando leggi un testo difficile, nel momento in cui sei di fronte alla difficoltà, stai diventando intelligente, perché la difficoltà costringe la tua anima a fare uno sforzo che normalmente non farebbe, capite? Cioè, quando vi dice, devi uscire dalla tua sfera di comfort, se no non c'è crescita. Ma dobbiamo aver capito il parolone qua, la parola grande è: qual è la cosa più importante per un individuo, per un essere che vive questo universo, un essere senziente, similare all'uomo, qual è per lui la cosa più importante? Sopravvivere? Mantenere la vita? No, crescere. Crescere. Per quest'ente, questo essere, crescere, quindi il seme che fa la pianta, che cosa significa? Sviluppare le sue qualità. Quindi maggior consapevolezza, cioè gnosis, conoscere. Non ve l'avevo detto quando tempo fa parlavo, adesso non si può più parlare, usare la parola gnosis, tu ne sbatti i coglioni, non la uso gnosis, è consapevolezza, accrescere la propria consapevolezza. Perché lo fa? Cresce al punto tale di scoprirlo. Vedete, ci sono delle domande che non hanno risposte in qualcuno, hanno risposte in un percorso di crescita. Cresco e quindi scopro. Crescere e scoprire, qua volete le supposte, capisci? Perché siete stati abituati così, un cactus dopo l'altro. E quindi la difficoltà è riuscire a mettervi in una direzione diversa. E anche questo percorso di crescita deve essere autentico. Deve basarsi su dei fondamenti scientifici un po' più seri, innanzitutto seri. Non possiamo continuare a usare la fisica dei quanti per giustificare stronzate come il grazie di Fabio Marchesi. Cioè, non puoi parlare di fisica dei quanti e dirmi puttanate su grazie e mettergli il copyright. Capite cos'è un mercante? È mercificare lo studio, la conoscenza, integriamo. Tra l'altro tu dischini un grandioso, perché se voi leggeste la psicobiofisica, non è mica un testo di critica ai suoi contemporanei, al contrario, ha un'abilità tale che è stato capace di, anche di Einstein dice, non funziona così come l'ha enunciata, se però prova a spostare in questo modo il calcolo, va a arrivare alle stesse conclusioni alle quali sono arrivati, cioè non è che dice, Einstein va a un culo pezzo del mondo, così. No, dice, ha intuito, li chiama tutti i geni della nostra, della storia di questa umanità, ma che gli sono sfuggite alcune cose, se non avessero dovuto preoccuparsi di difendere la cadrega, importanza personale. Ma ascolta, uno che c'ha paura deve aver darsi una grande importanza, se no gli altri si accorgono che c'ha paura e lo sopraffanno. O non è così? In un branco, deve fare la voce grossa il capobranco, perché altrimenti, se capiscono che c'è la paura, no? Ma nelle bande, vedi i film di mafia, no? Con le bande uguale, no? Che ne so, mi viene, no, non ve lo dico. Non ve lo dico. No, non ve lo dico. Cosa sì? No, ma è stupidata. È perché mi è venuto proprio un film del cazzo. Vabbè, FBI protezione testimoni, ve lo ricordo, quello con Bruce Willis che alla fine fa fuori il tizio nero perché dice, questo qua, ho dovuto ammazzare, chi devo ammazzare, a te il dentista o a lui, e ho ammazzato lui perché lui pensava che io mi sarei rammollito, oppure quell'altro lì che è il mafioso che va in crisi e cerca lo psicologo e gli dà il tormento, quello con Robert De Niro, vi ricordate? No? È tutto. E qual era il suo problema? È che lui aveva paura e che se i suoi si accorgevano che aveva paura l'avrebbero fatto fuori. Questa è la logica. È un mondo di paura questo.
Anche il combattente combatte per paura. Ragazzi, sul fronte francese spararono sulla fanteria che si ritirava per costringerli ad andare a combattere il nemico. Che vuol dire? Che fondamentalmente la persona non ce n'ha per i coglioni, poi non ci sono neanche ideali, ma per chi ti batti? Ma ce l'avete un'idea? Ma almeno quelli, quando hanno fatto le 5 giornate, c'avevano qualcosa che volevano conquistare, capite? C'era Giuseppe Verdi, c'era la musica di Verdi che ispirava il vento di questa Italia. Ma adesso per chi cazzo ti batti tu? Per Gianni Letta. Che cazzo va in Afghanistan? Per Gianni Letta e il suo governo. Ma che cazzo glieli guidi gli F-35? Ma restituisceli. Dici, guarda, a parte che sono costati un botto, fanno schifo. Cioè, uno dice, anche quello, no? Per chi lo fai? Perché in realtà è lobotomizzato, è militarizzato, il suo cervello è militarizzato, lui non lo fa per nessun ideale, è una macchina da guerra, gli dicono vai a combattere, vado a combattere. Questo è Matrix, tutto questo è Matrix, tutto questo. E quindi sono delle robe un po'. Capito? Cos'è che stavo dicendo? Ah sì, ti stavo spiegando perché tu sei messo, esatto, in questo modo. Per qualità, chiamare qualità, però capite, è sempre più difficile, perché è necessario ricercare le parole più adeguate al concetto, all'esperienza che cerco di descrivere. Per cui qualità, va bene, intrinseche, ci aggiungiamo un aggettivo così, qualità intrinseche, tue, peculiari, ecco, le tue peculiarità, mi piace più che qualità, le tue peculiarità sono le tue, è il tuo modo. Tuo modo d'essere, quel tuo modo d'essere ha fatto sì che tu, muovendoti nel mondo, a un certo punto ti sia accorto che questi sono tutti pazzi. E hai guardato il mondo e hai detto, ma dove cazzo vanno questi? Ma è mai possibile veramente che gli ideali, i valori di questa civiltà sono solo questi? Lavorare, farsi una famiglia, fare dei figli, avere una casa. Sì, ma però io c'ho i miei svaghi. Vado in discoteca, c'è il pub, c'è la musica, faccio i percorsi culturali. Va bene, dopo? Quanto sei cresciuto? Un cazzo, perché non c'hai il tempo. È talmente stretto il tempo che ti lasciano a te per fare i tuoi spazi culturali. Cioè, capite che quello che voi chiamate hobby dovrebbe essere il vostro impiego quotidiano, e poi quello che voi chiamate occupazione dovrebbe, cioè capisci, le proporzioni completamente opposte. Micidiale. E quindi tu sei lì, cominci a guardare tutto questo e c'è un momento... Però siccome non è consapevole, e il raccontarvelo è per portarvelo al livello della consapevolezza, nel fare questa operazione, sai che cosa stai facendo? Stai individuando nel problema del mondo che ti circonda e delle persone intorno a te, Vodafone, intorno a te, la criticità dello psichismo, cioè che il sistema cognitivo attuale in uso ha qualcosa che non va e che tu non lo espliciti e quindi non lo capisci, perché esplicitandolo, guardate come ci arrivate da soli, logico, perché vi serve darvi le spiegazioni lì, voi avete solo un'intuizione e un impulso a cercare, ma siccome non hai capito perché non l'hai esplicitato, non sai cosa cercare e lì sei finito in quel mare di stronzate. Ve lo dico perché io sono stato il primo, che pensate che non sono entrato uscito di tutte queste scuole, corsi, soldi che gli ho dato a tutta sta gente, ma sono contento, tanto cazzi tuoi, carta, qualcosa ci ho tratto sempre comunque, però capisci, più uno va avanti e si chiarisce le idee e più è esigenza di avvicinarsi sempre di più alla frequenza.
È un problema di frequenze. Sono frequenze differenti. È il fine del televisore, capisci? Quando tu stai cercando un canale, cosa succede quando giochi con la sintonia? Comincia, prima c'è lo statico, poi adesso c'è il digitale, poi iniziano i quadrettini ma senza l'audio. Una volta c'era lo statico e poi ogni tanto compariva l'immagine e poi spariva. Poi c'è lo statico e senti l'audio. E fino a quando a un certo punto, zan, centri perfettamente la frequenza giusta, sei sul canale che stavi cercando, il canale che stavi cercando. Avete capito il passaggio? Ma se io comincio a avere più chiaro, vado dritto al canale. Sperimentato una volta, adesso vado dritto al canale. Non ho bisogno di ripercorrere tutta la banda. Vado lì nel punto dove mi interessa. Allora, che cosa dovevate e avreste dovuto, e comunque lo esplicitiamo adesso? Semplice, che tu hai visto il sistema cognitivo, cioè le idee su cui si fonda questo mondo. E hai detto ci deve essere di più. Nel dire ci deve essere di più vuol dire che io sto cercando delle altre idee. Sono alla ricerca di un pensiero diverso da quello. Allora ci capiamo. Perché vediamo se la frequenza che emano è la stessa. Perché le idee sono le apparenze di una precisa frequenza del non etere. È per quello che io non posso scindermi da quella frequenza, perché sono quella frequenza che voi percepite e avvertite attraverso le mie parole. Non sono le mie parole che voi ascoltate, è la mia frequenza. Si capisce? Quando faccio il giochino e spegni il coso, è una frequenza che si manifesta come apparenza nelle idee che esprimo. Infatti io ti posso raccontare la favola di Pinocchio, perché c'è una sete che non avevo idea, e senza lubrificante la P diventa... Siete vergognosi, vergognatevi di voi stessi. Quindi posso raccontarvi la favola di Pinocchio, ma vi arriva in un certo modo. Ma la sapete anche questa? Quando eri bambino, zio, raccontami la favola di Pinocchio. No, oh, dai, non c'ho voglia, fatela raccontare dalla mamma. No, zio, tu la racconti meglio. Non è che lo zio la racconta meglio. C'è una sintonia tra lo zio e il nipote che crea quella magia per cui la stessa storia dello zio è più gradita. È sempre un discorso di frequenze. Riesco a farvi capire. Solo che dobbiamo capire alla nostra misura, poi dopo ci sono studi ulteriori, nel senso che a me mi interessa quello, quindi ovvio che mi incammino sempre di più, alla nostra misura capire che cos'è lo spettro delle nostre frequenze. Allora capiamo che quando diciamo che una persona è lucida, o che una persona ha capacità relazionali, che una persona ha... quanto è negativa quella persona? Ragazzi, la sua frequenza. In quel momento è la frequenza, non la sua, è la frequenza che in quel momento quell'anima riesce a contattare, e la contatta a causa del fatto che è stata ingannata. E allora lì cominciamo a capire cos'è la compassione, porgi l'altra guancia e via dicendo. Cose che poi ovviamente, se uno mi vuole scassare i coglioni, ci mette un secondo e mezzo, perché dice, va bene, allora se tu hai capito cos'è la compassione, perché per esempio continui a rompere le palle tipo a Roberto Tonini perché ti cita, o fa i corsi o racconta cagate, dopo se devo fare questa cosa di servizio per leggervela, oppure che fa finta di andare da Hammer, cioè va da Hammer e fa finta che Hammer gli ha dato il mandato per fare dei corsi e gli fai la guerra a tutte queste persone qua. Un po' perché, ragazzi, ognuno c'è i suoi limiti, quindi probabilmente, ma un po' anche perché è sempre lo stesso discorso, silenzio ha senso. Se tu vuoi far capire bene come funziona un segnale pulito, bisogna fare pulizia dello spettro. Ci sono interferenze,
una macchina che è in grado di funzionare. Cioè, chiedete a chi le sviluppa queste tecnologie. Uno dei problemi in cui incorre una persona che costruisce un macchinario biofrequenziale, per cui, che ne sono, che volevo parlarvi anche di quella cosa lì. Come? 11-10. Non precisamente della macchina, ma volevo farvi vedere l'intreccio che c'è tra la mappatura delle onde cerebrali, cioè delle frequenze di funzionamento del cervello, con la mappa dei foglietti embrionali di Amber. Quanto siano correlabili le due cose. Però finisco il discorso. Chi produce questo tipo di macchinari, il primo problema in cui incorre è nella pulizia del segnale, che non dipende solo dal campione, ma dalla necessità di isolare il macchinario dalle alte frequenze di cellulari, wifi, bluetooth e via dicendo. E capite cosa sta dietro un progetto come quello? Cioè non è solo, ah sì, c'è un generatore d'onda. No, aspetta un attimo, ma questo generatore d'onda è ben isolato, è ben protetto? Perché altrimenti, se entra un'onda ad alta frequenza, gli passa quella. Ma mi viene da ridere, perché negli ospedali spegnere i cellulari, gli stessi medici hanno il cellulare acceso. Ma sì, ma poi che spegni il cellulare? C'è tutto lì che vibra di merda. No, ma una cosa. Vabbè, lasciamo stare. Ah sì, perché prima vi stavo parlando dello spirito di sacrificio, non so perché mi sono interrotto, ma lo spirito di sacrificio di cui parlo io non è la volontaria che, dicevo, stando negli ospedali ho visto, ed è, se c'è una cosa che detestano i malati, salvo quelli che sono cattolici di retaggio, gli altri è il volontario, che arriva il volontario, li percepiscono, li avvertono come un testimone di Geova, non lo sopportano. Per favore, lasciali stare, li mandano a fanculo, e questi qua, no, con tutto il sacrificio che fanno, no, quello non è il vero sacrificio, tu lo fai perché c'hai dei problemi tuoi, c'hai bisogno di riscatto, c'hai bisogno di farti vedere dal parco, non lo so, c'hai tutti una serie di bisogni che nulla hanno a che fare con lo spirito di sacrificio. Qua non dico che tutti sono così, io non so, non vado mai a massimizzare all'estremo, dico quel dove sono. Poi io non ce l'ho con la persona, sto facendo luce e identificando l'atteggiamento. Può essere uno come cento, ma è l'atteggiamento, come l'altra volta che il pieno, che spiegavo, ma è quello che fa il cranio sacrale, il pranoterapeuta, lo sa che carica o scarica la persona, ma è rivolto sull'azione. Non ho detto che tutti i craniosacralisti sono dei vampiri energetici o cose di questo tipo, sto cercando solo di dire, far vedere un'altra cosa. Se questo è un apparato elettronico che può essere ricaricato anche esternamente, non solo da un'attività interna, che può essere camminare, fare il lavoro in calma ti ricarica perché molli le tensioni e stai spegnendo quelle app che ti consumano la batteria, ti colleghi alla fonte centrale e ti ricarichi, cioè ci sono. Allora lì contestualizzo l'hatha yoga, lo yoga, quello che ti pare, ma quello lì che fa lo yoga lo sa che serve per quello. La domanda è quella: il tizio che fa l'hatha yoga no, non lo sa più, perché ormai hanno perso la profondità di quella cosa, e quindi per loro lo scopo è l'esercizio, non hanno capito che lo scopo è ricarico, perché quelle energie mi servono. Manca la visione dietro, d'insieme. Allora va bene il 5 tibetani, come va bene qualsiasi altra cosa, basta che fai una roba, una ginnastica dolce, perché se esageri dopo inizi a scaricarlo, perché l'app legata al funzionamento del corpo fisico inizia a mangiare batterie, quindi devi essere intelligente, saper muovere in quel modo dolce tale per cui il corpo può autogenerarsi. E quindi, stando all'interno di questa visione qui, dove tu comunque sei una sorta di apparato elettronico ricaricabile, rigenerabile, risintonizzabile, perché poi è anche complesso, perché quello non gli dà solo corrente elettrica, gli dà una sintonizzazione. Ma se tu stai tutto il tempo che c'hai altre menate, che cazzo lo sintonizzi a questo con i tuoi pensieri? Ci deve essere un'integrità nel terapeuta.
quel distacco adeguato, no? E quindi il fatto di dare, posso sia dare che assorbire, e in quel senso dicevo, siamo sicuri di saperlo, se no la solita storia, qua c'è la fetta di formaggio, c'è il formaggio, c'è il coltello, faccio così, apro gli occhi, che figata, c'è la fetta di formaggio, come cazzo è arrivata quella fetta? Invece sapere che affetto così e la metto qui, perché magari delle volte non arriva la fetta, arriva qualcos'altro. O la fetta c'ha la muffa e non hai visto e pensi che è giusta così la fetta, ma non hai mai visto il formaggio. Perché se vedevi il formaggio, vedevi che il formaggio non aveva la muffa, e quando tu hai fatto la terapia, il formaggio che è uscito c'ha la muffa. Chi ce l'ha messa la muffa? O tu o lui. Uno dei due ce l'ha messa la muffa. So se si capisce l'analogia. Lo stesso vale per il cristallo, ve l'ho spiegato l'altra volta, i cristalli hanno queste qualità particolari di dilatazione, di conduttività, hanno una relazione particolare col movimento dell'energia, anche lì però tutto etere, capisci? È la risultante, il quarzo è un etere e ha un suo movimento centromosso da una frequenza specifica. Il terapeuta è un'altra onda di etere. La sommatoria di queste due onde diventa il trattamento terapeutico. In più, non solo, perché la sommatoria di queste due onde si deve andare a calcolare con l'onda della persona che stai lavorando, e quindi sono già tre onde. La sommatoria di queste tre influenze dà il risultato finale. E allora si capisce perché magari, con tutto che il terapeuta è serio, è integro, è cristallino, si pulisce ogni due per tre, ha tutta una serie di, dotato di strumenti tali per cui ha una sua coerenza, quindi la sua terapia è, diciamo almeno, precisa, regolare, e non se c'è un cazzo. Perché? Perché l'onda che urta di quello del paziente ha una sua oscillazione che riesce a inficiare quello. In che cosa si sintetizza quell'onda lì? Non ci credo un cazzo. E che era fantastico quando portavo mia madre a fare l'agopuntura. La portavo a fare l'agopuntura, si vedeva chiaramente in faccia che stava meglio dopo che l'aveva finita. Come stai? Ma beh, sì, insomma, sai, queste cose lo sai che non ci credo che funzioni. Cioè, gli funziona 3 minuti, ha iniziato già a sintonizzarsi di nuovo sulla sua frequenza preferita e finirà che nel giro di ambulatorio, casa, ritorna a stare di nuovo come stava prima. Sono depressa, non sto bene. È colpa della terapia? Ma poi finiamola di cercare le colpe. Il problema è sempre lo stesso, l'ignoranza. Dobbiamo riuscire veramente a aprire la nostra mente. C'era un pezzo che mi stavo dimenticando, no? Vi avevo promesso delle onde. Io l'ho messo. Che ore sono? Le 11. Preciso! E allora magari ve ne parlo la prossima volta. No, va bene. Solo un accenno e poi lo svisceriamo ancora meglio, perché vale la pena farlo. Vedi qua proprio, nuova medicina germanica, aree cerebrali. Marco Toleschini. Queste sono le cose. Questo è come Toleschini mappa il cervello. Beta, alfa, teta, poi ci sono varie teta, perché poi la cosa che noi veramente ci sfugge, perché, e vedi, è sempre lì, è l'approssimatismo di queste figure. Teta healing. Non è che ce l'ho col teta healing. Ma tu sei preciso, a parte che la signora, ragazzi, andatevi a vedere bene il personaggio che si inventa il Theta Healing. Ok? Comunque, Theta Healing, perfetto, onde Theta, non è un'onda, è uno spettro di frequenze, da un punto a un altro. Ve le dico, perché poi, siccome sono scritte, che cazzo non ne frega di sapere le memorie, capisci? Io sono finite. Sono le beta. Mi manca, eccole qua, teta da 4.8 a 8 Hz. Oggi? Ah, ecco. 4.8 8 Hz. Cioè, allora,
4.8 fino a 8 Hz. Avete un'idea cosa significa? La quantità di onde che di possibilità che ci sono qua dentro? C'è 4.8, 4.9, ma c'è anche 4.80, 4.81, 4.82, fino ad arrivare a 4.90. C'è 4.800, 4.801, fino ad arrivare a 4.900. Avete un'idea come si allarga? Quale theta healing stai facendo? Stanno girando il colpo. Gli è venuto il colpo a starnazzare. Vibanali, com'è che si chiama? Capite di che cosa stiamo parlando? È una materia ancora nuova da esplorare. Cominciamo a capire bene e spostare il paradigma, la visione, dobbiamo andare pezzettini alla volta, un po' alla volta, piano piano. E allora su queste idee costruiamo una nuova medicina, che già c'è, perché non è che non c'è, perché quello Hammer quando parla ti ha già spiegato tutto, è che minchia, non entra nel telencefalo. Ma non entra perché è stata lavorata la persona, capite? La cosa terribile è che quello che dice Morfeo, che cosa vediamo qua? Le persone che vogliamo salvare, ma molto di loro non sono pronte per essere... Che poi bisognerebbe ascoltare nella versione originale se dice veramente salvare, perché poi è un attimo tradurre una parola in un altro modo. Salvare, perché qui nessuno salva nessuno, però capisci, le persone con cui ti rapporti, comunque soggettivamente ognuno di noi, quando capisce delle cose, che cerca di fare. La prima cosa che volete fare, quando cominciate a aprire la vostra visione, volete salvare vostra madre, vostro padre, vostra sorella, perché vi accorgete che in effetti sono fottuti. Ma molti di loro non sono pronti per essere salvati, vuol dire che te lo devi capire che questo qua non ha gli organi. E anche se li ha, sono talmente soffocati di merda che te o sei veramente bravo e capace di portarli a fare un ragionamento logico, che è l'unica cosa che capiscono, tale da farli arrivare da soli alle deduzioni alle quali sei arrivato tu. Se tu parti dall'assunto, questo non ti ascolterà mai. Se io vado da mia madre, e infatti funziona così, e gli dico, il tumore non esiste, è una rigenerazione cellulare, mia madre mi dice, Rocco, fatti vedere da un medico e non lo dire in pubblico, perché, infatti ragazzi, lo dico personalmente, non ho qualifiche mediche, quindi non pensi, perché poi dopo devo pure stare attento, purtroppo essendoci anche il discorso della telecamera, devo anche fare questo tipo di specificazioni, non sono un medico, quello che esprimo è un'idea personale, filosofica, e quindi ognuno cerchi di andare a informarsi meglio prima di intervenire in terapia o cose che sta facendo dalla medicina ufficiale, prima che mi fate passare un cazzo di guaio gratuito, ok? Però dal punto di vista del quello che si osserva, di quello che è lo studio dell'epoca, non fate un cazzo, ascoltate soltanto. Comunque, quello che questi chiamano cancro, tumor, è una tumefazione, una crescita cellulare, è, secondo le leggi biologiche, una rigenerazione. E non puoi parlargli così. Se la persona, capisci? Cioè, noi vogliamo cercare di far capire le cose alle persone quando? A tavola mentre se mangia, alla macchinetta del caffè, alla mensa del... Ma come cazzo facciamo a discutere alla mensa di queste cose? C'è un casino che non finisce più, ma dov'è l'attenzione? Allora, uno deve imparare anche a sapere misurare il momento giusto e dire, va bene, ascolta, ti interessa veramente saperlo? Ci diamo appuntamento e ti spiego un pezzo dopo l'altro come funzionano. Gli spieghi le leggi biologiche, qual è la prima legge, qual è la seconda legge, gli fai vedere tutto l'impianto della cosa, la porti almeno nelle condizioni di poter fare veramente un percorso
intellettuale, logico, chiamatelo come volete, di ragionamento, perché altrimenti è la fine. Tu cazzo la fai al cenone di Capodanno con a tavola tutti quanti, credo, salza tuo cognato e ti dice: ma mangiati cose imbriate, stai a rompere i coglioni, capisci? Cioè, non può avvenire in un altro modo. Cioè, ci sono delle cose che dobbiamo anche imparare, che hanno le loro sedi, per essere spiegati, se no veramente li rischiamo di far del qualunquismo e non facciamo altro che aiutare questa cosa. Non sono in grado di spiegarlo. Bene, allora prendi un documento, glielo stampi e glielo dai, tu leggiti questa cosa. Cazzo, c'è un libro su Hammer, l'abbiamo detto un sacco di volte, grazie dottor Hammer, scritto da Tupiano, è scritto veramente bene, vale la pena. Ma anche il primo libro che scrive Hammer, quello Introduzione alla Nuova Medicina, quando racconta della signora che lo incontra, però, cioè capite, ce ne sono di cose. Ti interessa veramente? Guarda, te lo faccio io un regalo. Tò, e gli regali quel libro. Accettando qualsiasi risultato. Cioè il risultato che questo libro non lo apre. Come lo studente di fisica. Tu glielo regali, non lo apre. Perché lui vuole continuare a credere che Einstein ha ragione. E quindi quella persona lì vuole continuare a credere che il tumore esiste, perché dietro questa cosa c'è un mare di ragioni, poi sono soggettive, singolari, io non mi ci metto, perché lì sì entriamo veramente nel giudizio della persona e noi veramente non sappiamo chi è che c'è dall'altra parte. Quando mi beccate fare delle cose, ve l'ho già detto, io non sto ridicolizzando l'atteggiamento, non la persona, perché le persone, cazzo, siamo un universo. Ognuno qui è un universo. E ne fai sapere. Se c'ha paura, io lo capisco uno che c'ha paura. C'ha paura solo ad aprirlo quel libro e ad affrontarlo. Perché ha tutte le sue certezze. Sì, quella certezza lì mi fa morire, però cazzo è una certezza. E lì si lavora in un altro modo, come già abbiamo detto, perché poi altre cose che vi ho cercato di far capire, come ci togliamo, come lavoriamo alla paura, come ci liberiamo della paura, non avendo paura, grazie a sta fungia, ci devi lavorare su, ve l'ho insegnato, la ricapitolazione è uno strumento, non ti funziona, vediamo di inventarne un altro. E ricapitolare vuol dire anche riportare tutti quegli episodi che mi generano paura. Ma io adesso non riesco a evocarli, non me li ricordo. Va bene, allora provo a farlo. Cioè, ma poi dopo capisci, la formula non è la soluzione. La soluzione è tu che metti in pratica quella formula e arrivi al calcolo matematico che ti porta alla soluzione. Allora tu mi puoi dire, ma tu come l'hai risolto il calcolo? E allora io ti posso dire, guarda, io ho passato anni della mia vita seduto sulle mie gambe e immaginandomi che morivo, a un certo punto spontaneamente sorge da dentro quella sensazione per cui tu hai la coscienza chiara che tutto questo che stai percependo non esisterà mai più. E ti sprofonda in un vuoto. Che non hai un futuro, ti sprofondi in un vuoto. Stai in quel vuoto e inizi a elaborare la paura. Perché per elaborare la paura la devi sperimentare. Non puoi lavorare la paura cercando di evitarla. Quando uno vi dice non devi aver paura, non ti sta indicando una via buona di lavoro, devi avere paura. Perché? Perché le cose che conosci non ti possono più nuocere. Ma non è il lavoro che fa, voi li chiamate i maestri. Che cosa fa un maestro? Cosa fa Don Juan con Castaneda?
lo terrorizza continuamente. Voi volete fare un lavoro, chi è che mi scriveva? Ma tu non fai dei lavori superiori o delle altre cose, una cosa di questo tipo? Ah sì che le faccio, ma mi devi scrivere una liberatoria. Perché dopo, quando io ti metto di fronte a un tipo di cose, se voglio aiutarti, devo andare fino in fondo. Ma tu vorrai scappare, penserai che ti stavo ingannando e ti ho fregato. Nel momento in cui da gioco diventa che ti imbrago tutto e ti appendo giù per una rupe, e ci sono un chilometro e mezzo di strapiombo e tu ciondoli in quel vuoto lì, ma tu appena cominci a vedere già il bordo della rupe, no, lascia, fai come io, toglietemi questo coso, non mi toccate, non mi fido di voi, comincia a vomitare e fai tutto il resto. Che vuoi fare? Volete sapere cos'è l'iniziazione dei cinque elementi? È quella. Ti chiudo in una grotta, in uno strato che c'è a malapena il posto dove respirare, e ti lascio lì dentro. L'acqua, giù sotto. L'aria, giù appeso per i piedi. Il fuoco, cammini sul fuoco, ma senza correre. Le fanno le camminate, adesso capite, è terribile che cosa fanno queste persone. Tu gli dai 300 euro per correre su una lingua di fuoco, perché poi anche così organizzano, no, il ritiro, dove tutto è con tutte le stronzate. Certo che ci vuole una preparazione all'inizio, tu lo sai perché non ti scotti. Io non dovrei dirvelo, perché se te lo devo far fare non te lo devo dire. Io so che sto facendo tutto in sicurezza, ma tu non lo devi sapere. Tu devi sapere che perderai la vita o che ti bruci per superare la paura. Che cosa fa l'oracolo? Quando Neo gli dice, no? Ovviamente non poteva, quindi quella, la prima parte era scontata, le doveva dire che lui non era l'eletto, sei uno qualsiasi. Però poi gli dice un'altra cosa, gli dice, povero Morfeo, senza di lui come faremo? Ma spiegami com'è la faccenda, sarai costretto a fare una scelta. Non gli dice, sarai in grado di salvare Morfeo. Ve lo ricordate cosa gli dice? Gli dice, sarai costretto a fare una scelta, la tua vita o quella di Morfeo. Non gli racconta come andrà, lo mette di fronte a questa cosa. È lì che gli sorge l'eroe, perché lui ha la paura, e la paura la sperimenta, e nell'istante stesso dice, io so di poterlo salvare. E supera la paura. E allora io non ti posso spiegare perché tu non ti brucerai mai se corri sulle... Sì, a voi ve lo posso spiegare, perché tanto non ve lo farò mai, perché ovviamente più... E questo era il rischio che io già sapevo nel prosieguo, nel proseguire in un certo modo. Perché più la cosa si rende pubblica e più comunque uno si deve stare attento e sapersi tutelare bene. Per cui, vabbè, è inutile, non lo capireste, però il sistema cerca poi il punto debole. Il punto debole sono quelle cose lì, se parli di prescrizioni mediche, se fai fare delle cose e c'è tutta una serie di altre rotture di coglioni che sinceramente in questo momento della mia vita non ho interesse a sacrificarmi anche in quel senso. Però perché la carbonella è un cattivo conduttore di calore, ma per riuscire a camminare in modo da non scottarti devi avere un dominio tale e una percezione, una presenza tale da riuscire a imprimere quel ritmo spontaneo che già la tua psiche sa ai tuoi piedi, che mentre cammina ci appoggi il piede giusto, quel tempo giusto, perfetto, esatto per non bruciarti. E quindi se ti bruci è perché hai sperimentato paura. Lo rifai, ritenta, sarai più fortunato. È facile. Ovvio, poi tutto viene fatto in sicurezza, no?
pronto con l'idrante, no? Non è che se no uno dice che cazzo è qua il barbecue umano. Partirono in 10, ritornarono in 3, poi sono finiti gli altri 7 arrostiti. Lo stesso vale per attraversare il fuoco e un mucchio di altre cose. E non può, essere mentale, non è il tempo, è uno stato, quindi hai una vibrazione che farà sì che produce a livello fisico delle sensazioni che tu rileggerai come presenza, lucidità, forza, volontà, coraggio e tutto quello, ma lo state sentendo come spinge il plesso, la forza che sto cercando di farvi sentire. E questa spinta qua è, con quella spinta qua tu, e quindi non devi decidere quanto, no, ho fatto il calcolo matematico, sono 0, è un sedicesimo di secondo, poi mi brucio il piede. E quindi che fai? Ti metti a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, non ti puoi dare il ritmo, non ce la farai mai, eh? Entro. Adesso. E mi muovo. È un'altra cosa. E per arrivare così, andiamo a lavorare. Step, uno step dopo l'altro. Prima dobbiamo cambiare la testa. Per quello che lavoriamo in questo modo. Poi inizieremo a giocherellare in natura, ma anche lì non mettete aspettative. Quest'estate io ho sondato per vedere, cercavo di sentire se si poteva fare, vi avevo promesso che vi avrei contattato se era il caso di andare a fare, ma non era possibile, non era fattibile, perché c'è ancora troppo mentale, c'è ancora troppo concetto, troppa idea, e quindi anche se andiamo a lavorare lì, troppa aspettativa, uno si crede chissà che, cioè voi contate, la prima volta che usciamo a fare due giorni nella natura, al massimo sperimentate quello che avete potuto sperimentare se facevate gli scout. Cioè lo dovete mettere in conto, iniziamo a fare un certo tipo di lavori, fatti come si deve, anche se sono fatti come si deve, guidati in un certo modo, cioè mettete in conto, voi per 3 anni non sentite un cazzo, non potete sentire. Perché bisogna riattivare dei sistemi, degli organi, chiamali come vuoi, però, capite? E quindi le cose sono due, o iniziate a raccontarvi fregnacce, ah sì, ho sentito, perché magari, che ne so, vi porto in un posto e dico, vedete qui, cioè io vi descrivo un posto, vi posso dire, questo è considerato una porta d'accesso a questo luogo, la vibrazione di questo luogo si rifà a questo tipo di pietre, lo potete osservare vedendo tutte queste querce, le felci, perché poi quello che tu vedi intorno a un luogo è la conseguenza della vibrazione. Una vibrazione che determina la forma, le forme di vita di un luogo di potere. Perché in un posto c'è un tipo di vegetazione e in un posto c'è un altro? Che cosa lo determina? La vibrazione del luogo. Solo che tu in quel momento lì non lo senti, non lo puoi sentire. Ho messo 15 anni per arrivare a sentire, tu vuoi sentire 2 volte che esci. Te lo auguro. Io te lo auguro, però ti devo mettere anche in guardia che i rischi che corri sono questi, che le prime volte ti esalti e quindi ti inventi, ti autoproduci, ti autosuggestioni delle sensazioni, o al contrario inizi a demotivarti, deprimerti perché non senti niente, ti sbagli. Però vi assicuro che stiamo già facendo un gran bel lavoro così, perché riuscire a contattare in questo modo e tenere la stanza come si sta sentendo adesso vale anche più che
svagare in giro per la campagna senza capire una mazza, perché non sono solo concetti che vi stanno passando. Ci vuole pazienza, ragazzi, ve l'ho già detto. Turbamenti profondi, mi metto in discussione, sorgono nuove intuizioni, cerco di, attraverso il ragionamento, di darmi una spiegazione. Non c'è 7 kg in 7 giorni, non si riesce, almeno io non lo so fare. Io conosco questa strada, la strada dove ogni passo è lì. 10 anni ancora. Cosa? Dobbiamo fare ancora il corso. 11 anni, 11, come dice Pisti Sofia. No? Un'ora. Non l'abbiamo già fatto, vedi, siamo già avanti. Cazzo, guarda, 10 anni quando arrivano così, come ridere. Beh, ma guardala, guardatela in un'altra prospettiva. 10 anni di un mare di roba ancora da fare, da imparare, da crescere. Bellissimo. Perché non è che è 10 anni aspettare di diventare Manzinga, ma è 10 anni a costruire un pezzo alla volta della natura di Manzinga, capisci? Fra 10 anni, cazzo, sei Manzinga e senza la Z. Poi se ti piace Manzinga Z, va bene, ma che cazzo, ti piace G Gruppo d'Acciaio, va bene, cioè ognuno poi vedi, ha le sue attitudini, non ti piace neanche, che ne so, vuoi fare Venusia, va bene, fai Venusia, ma cazzo me ne frega, cioè, il gioco è quello, io devo venire qua, devo, vengo qua, so che ci siete, vi voglio bene e raccontiamoci le cose, collettivo. Da quest'anno non è più neanche incontri, sono collettivi, anche perché ragazzi, cari miei colleghi, studenti di questo istituto, di questo paese, Italia, che fa cagare per tutti i suoi insegnanti incapaci di provvedere al nostro sostentamento, visto che siamo all'autogestione, questo è un collettivo di autogestione, di quando in quando cercheremo anche di ragionare di come cominciare a produrre delle politiche diverse, cioè un modello di sviluppo diverso. Non è solo stiamo qua, ascoltiamo, vediamo piano piano, imparando a conoscerci un po' di più, sapendo le competenze, certo che dovrete riuscire un po' a incontrare per quelli che siete, ma comunque si processano da sole queste cose, iniziare a ragionare dei modelli di sviluppo, capite? Questo è. Presto porto qua, ci siamo visti domenica a Genova, Gaetano, che è il presidente, comunque ha a che fare con l'associazione Arcipelago, che sono quelli che stanno portando avanti tutto il discorso dello SHEC, non so se conoscete il prodotto. Cazzo, almeno uno ha pagato in SHEC. Oh, devono pagarmi in SHEC qua, invece solo due SHEC. Questo qua, Auriti, sì, questo cosa qua, e verrà a parlare lui, ve ne verrà, gli ho chiesto, invitato quanto prima, e non è, lo SHEC non è la soluzione, non è che noi veramente possiamo sperare di metterci a battere moneta, ma lo SHEC è sicuramente uno strumento di transizione, uno strumento molto interessante di transizione. Questo è la politica di cui vi parlo, cioè modelli di sviluppo che ci permetteranno di uscire da Matrix. Politica, la parola è polis, città, vuol dire la costruzione della civiltà, come la dobbiamo fare questa civiltà, su cosa la vogliamo fondare questa civiltà, sulla schiavitù, la speculazione, l'uomo sull'uomo. Certo, poi dopo loro ti dicono no, noi vogliamo togliere la fame nel mondo, vogliamo la pace nel mondo, vogliamo tutto bene, ma non è così, all'atto pratico questo sistema non è riformabile perché le basi di questo sistema sono uno psichismo di un certo tipo che se non viene rimosso non c'è scampo, c'è solo sempre solo business, arrivismo, prestigio e non te la puoi cavare. E invece zaghede, ripartito il pacemaker, quindi piano piano
vedi, introduciamo cose, le integriamo. L'anno scorso Amber è venuto a parlare una persona, più di una persona, adesso parliamo di quest'altra cosa, chi lo sa, vedete, poi piano piano, se tu ti poni in un'ottica veramente rivoluzionaria, arrivano tutte le cose. E guarda come si muovono tutte queste cose, con lo shake, un denaro che non è denaro. Quest'altro lo è. Quale? Quello che usiamo. No, ma certo, infatti era provocatorio. Toglietevi dalla testa la preoccupazione del denaro. Non mi bastano i soldi, non ce la faccio a campare, toglietelo. O meglio, sperimentalo, perché lì c'è paura. Vuoi conoscere la paura? Sperimentala. Quella. Però cerca di ricavarti un piccolo spazio d'osservazione. Perché sperimentare paura, per il gusto di sperimentare non serve un cazzo. Ricamati una parte, uno spazio di osservazione e poi sperimenta. Così si cresce, non si cresce in un'altra maniera. Buonanotte. Buonanotte, ci vediamo mercoledì prossimo.